Quindi ragazzi, vi do ufficialmente il benvenuto a questa serata. Questa serata che sarà un po' particolare. Faremo della trama, anche se in realtà come trama probabilmente faremo di meno. Faremo molto meno rispetto a quello che si può immaginare, perché oggi sarà una live tutta incentrata sul game breaking e su quello che effettivamente si è in grado di fare arrivati a questo punto del gioco. Quindi oserei dire che sarà una live bella cicciosa, bella corposa dal punto di vista del tecnicismo di gioco, per, se vogliamo dirlo in un termine un po' più arcaico, un po' più particolare. Allora, la scorsa volta ci siamo salutati nei pressi del Choco Golfo. Io durante, diciamo, questo periodo di tempo in cui mi sono un po' allontanato da Final Fantasy IX, ci ho giochicchiato un po' per i fatti miei e ho comunque raccolto le altre chocoboard, o per meglio dire le altre chocografie. Le chiamo chocoboard, ormai deviato da Dissidia Opera Omnia, però voi sapete che mi riferisco alle chocografie. Quindi andiamo a vedere cosa abbiamo ottenuto. In questo momento ne abbiamo addirittura 13, con solo 6 tesori trovati. Questo perché ovviamente il nostro Chocobo al momento può percorrere soltanto poche cioè può percorrere soltanto pochi percorsi e può raggiungere poche destinazioni. Cosa che oggi addirittura riusciremo a modificare. Riusciremo a cambiare. Faremo veramente un bellissimo viaggio per quanto riguarderà ovviamente il nostro Chocobo, e più in particolare addirittura oggi lo trasformeremo due volte. Se tutto va bene e se riusciamo ad entrare nei tempi in cui io mi sono fissato, in realtà, perché ho fatto un paio di calcoli e se abbiamo fortuna potremmo effettivamente riuscire a farcela, riusciremo a trasformare il Chocobo due volte. Il che cosa significa? Significa che la prima trasformazione ci permetterà di camminare sui monti e quindi ci permetterà comunque di esplorare altre regioni in modo più approfondito, e invece la seconda trasformazione sarà il Chocobo blu, che mi permetterà addirittura di rendere il nostro Narciso blu obsoleto. Quindi immaginate che cosa si può fare all'interno del gioco solo con un paio di chocoboard, o comunque con un paio di chocografie, mettiamola così. Sì, ma tecnicamente la chocoboard e chocografie sono la stessa cosa, tecnicamente. Ora non mi ricordo se nella versione inglese si chiamavano effettivamente chocoboard veramente, non ci faccio caso, però in teoria il significato è quello, ecco, mettiamola così. Cioè, se io dirò chocoboard, voi sapete che comunque mi riferisco alle chocografie. Abbiamo diversi tesori che dobbiamo trovare. Uno in particolare è questo. Quindi quello che io voglio andare a prendere subito sarà questo. Perché sarà questo? Perché una volta preso questo tesoro, avremo la possibilità di sbloccare altre chocografie. In quel momento dovremo prendere le altre chocografie e successivamente cercarne un'altra in particolare. Un'altra in particolare per permetterci comunque di trasformarci per l'ennesima volta. Quindi io, prima di prendere tutti i tesori, che voglio prenderli tutti in una volta, voglio far trasformare il Chocobo, in modo tale da rendermi il tutto più facile e più immediato. Ok? Quindi impostiamo la nostra destinazione con la Secca dell'Alba, e a questo punto dobbiamo scendere, prendere ovviamente il nostro Narciso blu, perché in questo caso dobbiamo prendere il nostro Narciso blu, e dirigerci verso in questo caso, ora ecco, e dirigerci praticamente verso Toleno. Quindi in teoria noi dobbiamo andare, ecco, qui c'è l'Imblum, quindi Alexandria dovrebbe essere da questo lato, no, Burmesia, quindi da questo lato, giusto, Torre di Vedetta, la Grotta di Ghiaccio, Foresta del Male, ok, quindi Toleno è qua. Esatto, perché noi ci basiamo in base a dove è Alexandria, noi sappiamo dove è Toleno, quindi Toleno è qui. E quindi noi dobbiamo raggiungere questa zona, questa secca, perché questa secca per l'appunto è quella che ci interessa a noi. Per cui andiamo. Io direi di accelerare anche, così ci sbrighiamo un po' prima e acceleriamo un pochettino il tempo che ci consente comunque di essere abbastanza veloci. Sì, ci possiamo andare da qua, quindi
prendiamo il nostro Chocobo. A questo punto togliamo la velocità perché non mi serve più. E andiamo da questo lato. Quindi passiamo la costa. Cioè, andiamo verso la costa. E come potete vedere qui, iniziamo già a vedere il tramonto. E adesso vi faccio vedere praticamente la ciocografia. Vi faccio vedere proprio la foto, che è esattamente questa. Vedete? Vedete, qui c'è il pezzettino di isola. E lì ci sono le montagne che si vedono dietro, proprio che ci indicano praticamente la nostra zona precisa. E il tesoro dovrebbe trovarsi qua. Yes. Me li ricordo praticamente a memoria. E qui abbiamo il primo fumo. Abbiamo il primo fumo di questa sera. Quindi la prima trasformazione del nostro Chocobo, che diventa addirittura rosso. Che tra l'altro sulla versione PC è un po' più scolorito forse, ma forse con la Muguri mod l'hanno sistemata sta cosa. Eccoci qua. Il Ciccio Cobo che ci dà il benvenuto. Viandante nostalgico, aspettavo il tuo ritorno. Eccolo qua. Choco, ora sei in grado di scalare irte montagne. Vedrai che la costanza ti riporterà al tuo paese. Vai, io ti aspetterò qui. Eh sì, nella Muguri mod l'hanno un po' sistemato. Almeno da quello che vedo qui sembra il colore più acceso, perché nella versione originale sembra più rosa che rosso addirittura. Quindi forse la... infatti, vedete, no, niente, la Muguri mod non ha fatto un cazzo. Sì, praticamente vedete, sembra più rosa che rosso effettivamente in questo caso. Però vabbè, ce lo teniamo lo stesso. Alla fine direi che va bene così. Niente, pensavo che la Muguri mod mi potesse dare una mano, invece no, niente, scherzavo. Ok, una volta ottenuto il Chocobo rosso, che cosa si può fare? Si possono sbloccare delle nuove zone all'interno del Chocobosco. Perché il Chocobo, ovviamente rosso, che può scalare le montagne, quindi guardate che cosa è in grado di fare adesso il nostro Choco, è diventato praticamente un 4x4, un cingolato, è diventato praticamente un cingolato 4x4, e quindi può scalare addirittura le montagne, permettendoci di camminare dove e come vogliamo, praticamente, sbloccheremo delle nuove zone all'interno del Chocobosco. Quindi all'interno del Chocobosco adesso si possono trovare dei nuovi tesori. Wow, stavolta sei diventato rosso fiammante. Cavolo, ti sarei fatto un mucchio di Choco beccate. Esatto, infatti se noi adesso andiamo dal nostro menè e vogliamo fare la Choco beccata, vedete, non appare più il messaggio. Choco dice che non si possono trovare più tesori e quindi di conseguenza possiamo continuare a Choco beccare. Quindi mettiamo la velocità in modo tale da essere più furbi e più veloci e cominciamo. Perché da questo momento in poi possiamo praticamente salire qua, vedete? Possiamo salire praticamente nella montagna e cercare tesori anche nella montagna. Allora, qui siamo pronti. Speriamo di trovarli subito i tesori, anche perché non dovrei trovarne tanti. Dovrebbero essere due o tre nuove ciocografie. Dai, dove cazzo è? Dai, non ci credo che sto perdendo tutto sto tempo. Ok, antidoto. No. Ciocografia, ok, buono. Non è male. Vi ricordo che tra l'altro le ciocografie si possono trovare praticamente sempre. Non sono vincolate alle ciocografie classiche. Quindi io le sto trovando adesso, ma avrei potuto cercarle anche altrove. Cioè anche precedentemente, ma... Ok, 10 secondi in più, ma... Gemma grezza. Ecco, vedete? In questa zona adesso praticamente abbiamo sbloccato... C'erano altri tesori. Ok, non abbiamo trovato la ciocografia, poco male. Possiamo tranquillamente...
Ok, pepe mortale. Eh sì, ragazzi, ve ne avrei parlato a breve, però sono contento di averlo beccato. Altro pepe mortale. Il pepe mortale sblocca. Mi sblocca a parte tanti ricordi. Perché mi sblocca tanti ricordi. Però permette di fare tante belle robe il pepe mortale. Tra le quali anche trovare alcune delle armi finali dei nostri personaggi. Quindi sono delle armi che non possono essere né craftate. Oddio. Ciocografia. Ottimo. E ne abbiamo trovata una. Ok, abbiamo finito. E adesso, ragazzi, ascoltate la descrizione del pepe mortale. Cos'è questo pepe mortale? Fammi vedere, cupo. Ecco. È una spezia piccante da morire che veniva usata molto nell'antichità, cupo. Eppure avevo sentito che a causa della nebbia non ne cresceva più, cupo. Portatelo, non si sa mai. Magari ti è utile a qualcosa. Vabbè. Va bene. Continuiamo. C'è ancora un altro tesoro da trovare. O per meglio dire, c'è un'altra ciocografia da trovare. E nel frattempo accumuliamo anche pepe mortale. Che ci servirà a breve. Almeno, credo che stasera lo utilizzeremo del pepe mortale. Se riesco a fare tutto quello... Se riesco a fare tutto quello che ho intenzione di fare stasera... Lo troveremo il pepe mortale. Cioè, lo utilizzeremo il pepe mortale. Vi farò vedere che cosa vuol dire usare il pepe... Madonna mia, sto trovando solo pepe mortale. Antidisturbina. Oh, questa è una ciocografia. Ottimo. Ok, credo che adesso abbiamo finito in realtà, eh. Ok, credo di aver finito con le ciocografie, forse. Vediamo. Perché in teoria ero a 13 e 2, 15. No, forse ancora ce n'è un'altra che posso prendere. Perché in totale dovrei arrivare a 20 in questa sezione. Però 20 compreso anche il ciocobo blu. Quindi dovrei arrivare probabilmente a 16-17. E poi col ciocobo blu arrivare a 20 in teoria. Se ricordo bene. Ovviamente diciamo che ho qualche ricordo un po' distorto forse. Ma ne sono abbastanza sicuro. Perché le ciocografie le ho fatte talmente tante volte che comunque me le ricordo abbastanza bene come schema. Perché dovrei arrivare a 20, però compreso anche il fatto di poter trasformare. Dai. Niente, andiamo avanti. Ma buono che stiamo ottenendo comunque il pepe mortale. Il pepe mortale è comodo. È molto comodo in realtà. Oh, ciocografia. Ok, questa dovrebbe essere tecnicamente l'ultima. Perché dovrei trovare, con queste tre ciocografie che abbiamo preso, quella che mi serve per trasformarmi in... ovviamente in ciocobo blu. Ok, un'altra ciocografia addirittura. Grandissimo.
Le abbiamo quasi finite praticamente, perché ne ho tre adesso se non sbaglio. Wow, colpaccio questo, eh? Fosse stata una speedrun 100% sarebbe stato un bel colpaccio questo. Esatto, quando non trovate tesori sotto, molto probabilmente si trovano qua. Ok. Perfetto, dovrei aver finito adesso, giusto? Adesso dovresti dirmi che non posso trovarne più. Scusa. Quante ne ho trovate? Sono a 16. Ah, quindi no, devo andare a 17 perché poi 18, 19 e 20. Quindi tecnicamente sì, forse adesso è l'ultima. Ah, ok, pensavo di essere a 17 in realtà. Invece no, sono a 16. Ok. Pensavo di averne trovato un in più e che... probabilmente perché abbiamo trovato la ciocografia e non la ciocografia come Dio comanda. Oh, eccola qua, ciocografia, perfetto. Tra l'altro abbiamo il becco super duro, quindi con un colpo riusciamo già praticamente a perforare tutto. Siamo dei perforatori. Ovviamente non capite male perché siamo dei best perforatori. Oh, attenzione. No, cazzo fai? Ecco qua. Ok, gemma grezza. Ok, adesso dovresti dirmi che ho finito, giusto? Se non mi ricordo male. Esatto, perché non provi ad andare al golfo oppure a cercare dei tesori con le ciocografie? Esatto. Quindi a questo punto, ragazzi, abbiamo finito per il momento di trovare ciocografie. Perché per il momento? Perché adesso dobbiamo aprire di nuovo la nostra... dobbiamo aprire di nuovo la nostra... diciamo la nostra... il nostro menu delle ciocografie. Perché? Perché dobbiamo raggiungere questo tesoro. Allora, dove sei? No, bosco. Eccola qua. La piana verde. Questa è la ciocografia che ci interessa in questo momento. Perché? Perché questa è la ciocografia che ci permette di trasformarci nuovamente in ciocobo blu. Questa volta in ciocobo blu. Allora, adesso dobbiamo andare a trovare questa... dobbiamo andare a trovare questa insenatura. Che se non ricordo male... era praticamente da questo lato, se non sbaglio, era questa? Era questa qui, se non sbaglio. Se non mi ricordo male dovrebbe essere quella insenatura. Cioè dovrebbe essere quella spiaggia in realtà. E poi da lì salire... vediamo se la mia memoria è ancora buona o se sto iniziando a perdere colpi. No, ma credo che sia giusta. Sì, vedete? Esatto, vedete? Come potete notare, qui c'è la spiaggia e qui c'è praticamente l'insenatura che ci interessa. Il tesoro dovrebbe trovarsi esattamente qua, in questa insenatura dovrebbe trovarsi. Se non mi ricordo male dovrebbe essere in questa zona. O era più in basso? Più in basso? Mi ricordo che era qua. Perché appunto noi dovevamo trovarla tramite la montagna. Giusto? No.
Questa non me la ricordo mai dove si trova in realtà. Perché mi dice una montagna, però. Anche se mi ricordo in realtà che si trova qua. Sì, questa in realtà mi fa penare sempre. Non me la ricordo in realtà sulla montagna, sapete? Dai, dove sei? Oh, eccola, minchia. Ogni volta non la trovo mai. Ecco qua. Altro fumo mi ha fatto venire sonno. E qui, ragazzi, abbiamo già la seconda trasformazione del nostro Chocobo, che finalmente diventerà blu. Che in teoria qua dovrebbe diventare tipo simile azzurrino, perché è praticamente tutto scolorito nella versione PC, però vabbè, ci accontentiamo. Ce lo facciamo piacere, ecco, mettiamola così. Peccato non ci sia il Chocobo nero, che è il mio preferito, però vabbè. Viandante nostalgico, aspettavo il tuo ritorno. Wuppelala! Choco, ora sei in grado di nuotare nei mari profondi. Hai fatto grandi progressi, ma ancora un piccolo sforzo. Io ti aspetterò qui, ragazzo. No, quello era un altro gioco, quindi non confondiamo le idee. Allora, quello era un'altra cosa. Quello era un altro gioco. E infatti ora sono azzurrino praticamente di nuovo, quindi va bene così. Ma la cosa figa qual è? Che adesso noi con questo Chocobo abbiamo praticamente reso inutile il Narciso blu. Perché guardate che si può fare adesso. Cioè, praticamente il Narciso blu ci servirebbe soltanto per cambiare i membri del party. Perché adesso il nostro Chocobo è addirittura superiore al Narciso blu, dato che può non solo andare nel mare, ma può anche andare sulle montagne e può fare quello che vuole. Può letteralmente fare quello che vuole. Quindi abbiamo letteralmente distrutto già il gioco, perché il gioco ci ha dato il Narciso blu per poter solcare i mari. E invece noi no. Noi siamo Acab, noi siamo stronzi e quindi usiamo il Chocobo. C'è un'ultima cosa che dobbiamo fare prima di dedicarci ai tesori, ovvero trovare le ultime 3 ciocografie. Perché in totale vi ricordo che in questa fase di gioco sono 20. Quindi dobbiamo prendere tutti i tesori e poi trovarli. E inoltre avremo modo anche di parlare del pepe mortale, perché da questo momento, se noi apriamo il menu del Chocobo, abbiamo una voce nuova, ovvero gli do il pepe mortale. Ma del pepe mortale ancora è presto, ne parliamo tra pochissimo. Andiamo al Chocogolfo. Ora sei diventato scuro, Cupo. Ma che sei, a lutto? No, non sono a lutto. Dai, Choco, non prendertela a male. Qualsiasi sia il tuo colore, rimarrai sempre il mio amichetto, Cupo. Ok, da questo momento possiamo esplorare anche la zona profonda, avendo il Chocobo blu. Quindi il Chocogolfo è diventato praticamente una nuova zona. Quindi non avremo più 30 secondi qui all'interno del Chocogolfo, ma avremo adesso 60 secondi come li avevamo prima, però con la superficie profonda più dura. Quindi avere il mio becco, in questo caso già a livello alto, mi aiuterà tantissimo. Ok. Chiedere una cosa a Choco, per vedere ovviamente tutto il resto. Allora, le ciocografie sono 17 in questo momento. Ok, quindi ne dobbiamo trovare altre 3. Let's go!
Dai, dove sei? Antidisturbina. Gemma grezza, vedete quanto è profondo il mare? È addirittura 90 come profondità. Pepe mortale, eccezionale. Trovati 4 tesori, avrei un bonus. Ok, però come potete vedere adesso non si ferma più a 4 il bonus, perché prima, se vi ricordate, nel Choco Golfo i bonus o 100, ottimo. Ok, quando superano i 100 è molto probabile che sia una ciocografia. Quindi già una l'abbiamo trovata. Ne mancano soltanto due. Ok, così facendo effettivamente potrei entrare nella tabella di marcia che mi ero prestabilito. Riusciamo forse a fare tutto secondo la mia tabella di marcia. Ok, becco indurito. Cominciamo. Madonna, quanto è bello. Cioè, veramente, il minigioco delle ciocografie è probabilmente uno dei miei preferiti in assoluto. Nonostante sia di Final Fantasy IX, che tutti pensano che a me Final Fantasy IX non piaccia, ma è addirittura uno dei miei preferiti. Per chi magari non lo sapesse. Ciocografia, attenzione. Bene, ottimo. Dai che siamo stati abbastanza fortunati. Dai, dobbiamo trovare l'ultima. Tenda, non male, tenda. Sempre carina la tenda. Pepe mortale. Pepe mortale. Becco indurito. Madonna mia, abbiamo trovato... Siamo delle scavatrici, praticamente. No, per me le ciocografie è assolutamente uno dei migliori minigiochi di tutta la saga, proprio a mani basse. Proprio per me è troppo bello. Cioè, mi piace, non ci posso fare niente. Cioè sì, da un lato mi rilassa anche. Sarà la musica, sarà il ciocobo che gira, fa becca. Non lo so. Oddio. Ciocografia, ottimo. Abbiamo finito. Top. Abbiamo finito. Ok, perfetto. Livello becco 60. Ecco, Choco dice che per ora non può trovare più ciocografie. Vuoi comunque fare una cioco beccata? No. Quindi via. Beh, io l'ho fatto tantissime volte su PS1 senza la speed. Diciamo che la speed in questo caso a me conviene perché siamo in live e quindi perdiamo meno tempo. Infatti già in una mezz'oretta abbiamo fatto tutto quello che solitamente avrei fatto in un paio d'ore, se devo dirla tutta. Quindi mi va bene così, non mi offendo se utilizziamo la speed per due, assolutamente. Allora, in questo momento... Come potete notare abbiamo 20 ciocografie, che è il massimo che si può ottenere per ora, perché comunque le ultime ciocografie si otterranno quando avremo la possibilità di poter volare. Infatti, come potete vedere, me ne mancano praticamente soltanto 2 e 2, 4. Quindi in totale le ciocografie sono 24. Noi le abbiamo praticamente tutte. Almeno tutte quelle che possiamo prendere per ora. L'isola esterna purtroppo ancora... Non si può, ma andiamo con ordine. Terra incolta. Sembra un fiume, Cupo. Non so se a te ricorda qualcosa, ma credo sia un posto inesplorato. Credo che sia un posto inesplorato. Allora, innanzitutto devo fare una cosa.
fare un po' di spazio nelle carte, perché qui si otterranno comunque delle carte, quindi io ci tengo a, ad avere comunque abbastanza slot per le carte, perché comunque ne otterremo diverse in questa, in questi tesori, quindi facciamo un po'. Abbiamo una full, incredibile. GG. Ok, penso che così siamo a posto. Abbiamo fatto abbastanza spazio. Allora, cominciamo. Dove si trova questa zona? Mettiamo la velocità, così siamo un po' più veloci. Dove si troverà mai questa zona? Dove si troverà mai questa zona? Allora, effettivamente questa vista così sembra un po' difficile. Vista così sembra un po' difficile, ma in realtà basti pensare al punto di riferimento che ci è stato dato del fiume e in teoria non dovremmo avere tutti questi grossi problemi, perché come potete notare il punto di riferimento del fiume è esattamente questo. Quindi qui abbiamo anche la palude, qui abbiamo la foresta, quindi siamo praticamente dinanzi alla nostra ciocografia. Diciamo che bisogna prendere i punti di riferimento come giusto che sia, però prima di prendere il tesoro, visto che già siamo qua, entriamo un attimo qui. Perché qui, come potete vedere, c'è una zona in cui non siamo mai andati. Mosco, Mogunet, ultimamente non arrivano lettere. Niente, qui non abbiamo lettere, quindi a posto, via, non mi serve a niente, ciao. Apriamo questi forzieri, che vi ricordo appunto aumentare il mio livello di collezione. Ora prendiamo tutto quello che volete, ragazzi, non vi preoccupate. Ecco qua. E questa è una zona che finora non avevamo mai esplorato, quindi adesso è possibile esplorarla, quindi non dimenticatevela se la volete esplorare. C'è anche un'altra cosa in realtà che possiamo fare qui, che non mi ricordo se era da questo lato o forse era dall'altro. No, forse era dall'altro lato. C'è un'altra cosa che dobbiamo fare che abbiamo lasciato in sospeso. Chissà se qualcuno di voi se la ricorda. No, ma non era neanche di qua. No, no, aspetta, ho capito, devo andare dall'altro lato. Chissà se qualcuno di voi effettivamente se la ricorda. Ecco, da qua dobbiamo andare. Esatto. Ehi tu, forestiero, qual buon vento ti porta da queste parti? Ah, lascia passare. Va bene, allora passa pure. Se vi ricordate bene, qui ai tempi, quando arrivammo con Garnet e con Steiner, lasciammo questo forziere. Forziere che adesso possiamo aprire. Carta Elisir. Possiamo andare. Pensavate me lo fossi scordato, eh? Proprio ci speravate lì, guardare. Io ho tutti i miei appunti qua, non si scorda nulla. Ok. Ok, fatto questo, possiamo scendere e ciocco beccare il tesoro. Quindi vedete, qui c'è la palude, qui c'è il fiume, lì c'è la foresta, quindi direi che la zona, qui ci sono le montagne, quindi direi che la zona è questa. Yes! Hai trovato un tesoro! Antidoto, fascia di giada, wing edge e carta cargo ship. Infatti vi avevo detto che avremmo trovato delle carte, quindi ho fatto spazio proprio per questo motivo. Beh, non mi sfugge nulla perché, ripeto, Final Fantasy IX è stato uno di quelli che ho giocato di più. Forse l'ho giocato anche di più del 7. Perché il 7 l'ho completato talmente tante volte di fila che poi per un periodo mi è passata la voglia di giocarlo, perché lo sapevo fin troppo bene e quindi ho preferito dedicarmi agli altri. E infatti poi ho giocato di più 8 e 9, ma non perché mi piacessero di più, ma perché l'esperienza che mi davano 8 e 9 era diversa rispetto a quella del 7,
perché avendolo completato tipo 3, 4, 5 volte di fila, tutto sempre al 100%, dopo un po' sinceramente mi ero un attimo scocciato e volevo cambiare, quindi la situazione è questa. Prossimo tesoro, terra gelida, sembra un posto gelido cupo. Quindi se stiamo parlando di un posto gelido vuol dire che dobbiamo andare verso nord in teoria, no? Quindi cerchiamo una spiaggia e andiamo verso nord. Cerchiamo la neve. Dove si trova la neve? Solitamente a nord, dove c'è più freddo. Vediamo se anche qua è così. È questa la zona? No. Vediamo se è dall'altro lato. Sì, sto giocando, ragazzi, so dov'è la zona, però sto memando un po'. Allora, vediamo qua. Questa cos'è? C'è una spiaggia, c'è la zona innevata. Sì, è decisamente questa la zona. Hai trovato un tesoro. Erba dell'eco, mega pozione, tenda e carta scenalante. Eliminati gli oggetti che sono le 99 unità. Che non sono le carte, ovviamente, perché abbiamo fatto spazio. Però, mentre siamo qua, possiamo parlare finalmente di un argomento che vi avevo posticipato proprio per questa occasione, ovvero il pepe mortale. Se vi ricordate bene, vi dissi appunto che il pepe mortale, o per meglio dire, non vi dissi io, ma come disse Mene, in questo caso, il nostro ciocobo amichetto, il pepe mortale veniva utilizzato una volta per i ciocobo in generale. Però non si sapeva, cioè noi non lo sappiamo che effetto ha questo pepe mortale, perché non l'abbiamo mai utilizzato. Quindi come facciamo a sapere qual è l'effetto di questo pepe nero? Cioè di questo pepe mortale? Lo possiamo utilizzare a caso per vedere che succede. Cosa succede se lo utilizziamo? Sembra che il ciocobo faccia una sorta di movimento a percussione di fronte a sé. In questo caso se siamo nella terraferma. Se andiamo a mare, invece, che cosa succede? Ci sarà un'altra animazione se andiamo a mare. Perché nell'acqua si può dare il pepe mortale. Solo che dare il pepe mortale in acqua, che cosa produce? Un'immersione. Quindi vuol dire che esistono dei tesori in fondo al mare. Ma le ciocografie ci fanno vedere luoghi in fondo al mare? No. Questo perché? Perché Final Fantasy IX, essendo infame, perché questa è un'infamata del gioco in teoria, ha nascosto dei tesori segreti, o comunque dei tesori che non sono rivelati con le ciocografie da nessuna parte, che devono essere scoperti dal giocatore, ovvero dalla capacità di esplorazione del giocatore. Infatti, se io vi faccio vedere la zona dove eravamo prima, avrete sicuramente notato che nel muro, in questo caso, per meglio dire, nella montagna, era presente questa crepa. Esatto. Su Final Fantasy IX esistono le crepe e le bolle. Nelle crepe e nelle bolle si ottengono dei tesori nascosti, dei tesori segreti, tramite pepe mortale. Non si possono ottenere in altro modo. Per esempio, se io cambio la ciocografia in questo caso, e mettiamo questa qui per esempio, non possiamo scavare. Perché la ciocografia ovviamente indica un luogo preciso. Quindi noi possiamo beccare e comunque trovare il tesoro solo in quel luogo preciso. Quindi come facciamo a trovare il tesoro dentro questi luoghi nascosti? Con il pepe mortale. C'era un tesoro nella crepa. Questa è una
una sciccheria di Final Fantasy, o comunque dei Final Fantasy, dei giochi di ruolo in generale, perché premiano quella che è l'esplorazione e la curiosità del giocatore. Una cosa che in un gioco di ruolo, soprattutto in un RPG, è fondamentale. Perché l'esplorazione, cercare luoghi nuovi, cercare equipaggiamenti nuovi, cercare mostri nuovi, cercare tutto quello che è possibile, ti rende più forte. E quindi ti rende... cioè, ti ricompensa. La curiosità ti ricompensa. Ed è questa la cosa fondamentale. Lapislazzuli, 41 unità. Cioè, vi ricordate i lapislazzuli? Quanta fatica abbiamo fatto per ottenerne uno? Quanto abbiamo fatto fatica per ottenerne uno di lapislazzuli? Anello Rosetta, anello Protex e carta idrovolante. L'anello di Rosetta e l'anello Protex, che sono oggetti che noi abbiamo ottenuto a fatica, e ne abbiamo ottenuto in singola copia, se vi ricordate bene. Quindi cioè, iniziamo a capire quanto sia effettivamente remunerativo cercare le bolle e le crepe su Final Fantasy IX. Ma non è finita qua, perché ovviamente ci sono diverse crepe all'interno del gioco e ci sono anche diverse bolle all'interno del gioco, ed è la mappa stessa anche a darvi dei suggerimenti su dove trovare bolle e crepe. Ma di questo ve lo farò vedere, o comunque ne parliamo appena avremo modo di poterne discutere. Esatto, questa è esattamente proprio la, diciamo, il cuore pulsante degli RPG. È proprio quello che per me rappresenta il giocare gli RPG, o comunque giocare i Final Fantasy. È assolutamente, assolutamente questo, almeno il mio pensiero è assolutamente questo. Fatto questo, dobbiamo andare a cercare quest'altro tesoro, ma prima di ciò vi faccio vedere come sono fatte le bolle, perché abbiamo delle bolle che si trovano qui vicino. E voi potrete dire, ma come fai a capire o come fai a sapere dove ci sono le bolle? Io ovviamente le so a memoria, perché ormai le so a memoria. Però il gioco, come vi ho detto prima, vi dà degli indizi, vi dà dei suggerimenti. Infatti, se notate la conformazione della mappa, potrete notare che ci sono alcune coste che, se viste in un certo modo, indicano o comunque rappresentano delle frecce. Vi faccio l'esempio. Guardate questa costa e questa costa. Se le guardate, le punte indicano un punto al centro. E quindi questo, secondo una lettura della mappa a 360 gradi, ovviamente con l'esperienza che io possiedo da giocatore veterano, ma con gli strumenti che si possono acquisire tramite l'osservazione della mappa, si può notare che questa costa e questa costa, che sembrano quasi così, se vogliamo dirle un po', l'isola più vicina al paradiso e l'isola più vicina all'inferno di Final Fantasy VIII, se ci fate un po' caso, no? Perché comunque rappresentano un pochettino, diciamo, la punta e l'altra punta, se vogliamo farlo in modo metaforico, e indicano praticamente un punto. Quindi se noi effettivamente andiamo in quella zona, cosa troviamo? Adesso lo scopriamo. Quindi mettiamoci sulla punta e proseguiamo dritti. Ecco qua. Queste sono le bolle. Effettivamente si riconoscono perché hanno una texture diversa, ovviamente. Cioè, se notate, praticamente le bolle si vedono palesemente sull'acqua. È vero che bisogna farci attenzione, perché magari di sfuggita si possono confondere con lo sfondo pixelloso del mare, però se notate bene, anche a distanza le bolle si possono notare. Quindi bisogna fare attenzione e bisogna guardare bene la mappa. Come vi ho fatto vedere prima, utilizzando il pepe mortale su queste bolle è possibile trovare dei tesori. Quindi anche in questo caso, così come l'animazione speciale che abbiamo visto prima nella crepa, quindi il ciocobo che beccava in forma orizzontale davanti a sé, e come vi ho fatto vedere prima che il ciocobo per l'appunto si poteva immergere per ovviamente cercare qualcosa, anche in questo caso col pepe mortale possiamo immergerci
e trovare un tesoro. C'era un tesoro in fondo al mare. Pozione 50 unità, mega pozione 25 unità, etere 9 unità ed elisir 7 unità. Ovviamente gli oggetti che superano i 99 li abbiamo buttati, le pozioni in questo caso, ma sti cazzi. Questo non era neanche un tesoro così particolare, perché alla fine le pozioni, le mega pozioni, però 7 elisir, cioè 7 elisir sono veramente tanti se li rapportiamo a quello che possono fare. Cioè un elisir ripristina completamente tutti gli HP e tutti gli MP, quindi è veramente un oggetto super potente. Averne 7 così dal nulla è quasi un miracolo per un giocatore medio. Per un veterano ovviamente non servono a niente gli elisir, si possono conservare, si possono buttare addirittura, però per un giocatore medio è un grandissimo tesoro. Ma andiamo avanti, non perdiamo troppo tempo, ci sono ancora un sacco di cose che dobbiamo fare. Andiamo verso questa secca. Allora, cerchiamo di riconoscerla. Dove si può trovare questa secca? Voi avete visto che praticamente aveva una forma un po' a T. Aveva una forma particolare a T. E sicuramente, essendo una secca, diciamo di colore marroncino, si troverà probabilmente su quest'isola, dato che quest'isola è un continente prevalentemente desertico. Quindi andiamo a vedere. Vedete? Queste sono le stesse coste frastagliate, ma magari il nostro obiettivo si trova esattamente qua. Potrebbe essere questo? No, la forma non è quella. Quindi andiamo avanti, cerchiamo. E bello, nel frattempo un pochettino giochicchio. Facciamo un po' di roleplay. Qui ovviamente le coste non sono più dello stesso colore, quindi non mi interessano. Vediamo qua. Qua cosa c'è? No, qua non c'è nulla. Qua ci sono soltanto delle isolette, quindi non mi interessano. Qui non ci abbiamo nulla. Qui non ci abbiamo nulla. Qui cosa c'è? Qui ragazzi ci sono delle altre bolle. Già. Quindi approfittiamone. E c'era un tesoro in fondo al mare. Panacea, giacca nera, guanti Genji, carta narciso blu. I guanti Genji, ragazzi. Equipaggiamento che si ottiene solitamente da un personaggio o da un boss, fondamentalmente su Final Fantasy, ovvero Gilgamesh. In Final Fantasy XII l'equipaggiamento Genji è uno tra i più forti presenti all'interno del gioco, soprattutto in combinazione con le katane, che consentono di fare gli attacchi consecutivi. Quindi immaginatevi che pezzo di equipaggiamento che abbiamo trovato. Io mi ricordavo... eccola, è questa! Ma allora perché non me lo ricordavo? Ok, allora è giusto, mi ricordavo fosse questa, ma porca troia. Erba Ghisal, etere, mega pozione e Dragon Claw. Dragon Claw, nuova arma tra l'altro. Ok, andiamo avanti. Ecco, pare che esista una secca davvero lunghissima, Cupò. Chissà, forse è questa. Ecco, questa invece è quella che avevamo visto poco fa, che l'ho confusa e che vi ho detto la secca quella lunghissima. Quindi giriamo. Quella dove abbiamo trovato le bolle praticamente. Ecco, mettiamola così. Ecco qua. Vedete? Cioè, siamo praticamente in zona. Dovremmo essere... Aspetta, no, non è questo. È da qua. Questo. Ecco, il tesoro dovrebbe essere qua dentro. Esatto. Pozione, talismano, amianto barda e doghi di Tai Chi. Ovviamente eliminate le pozioni perché giustamente sono più di 99. Andiamo avanti. Secca sinuosa. Ho sentito che nella penisola a sud del continente esterno ci sono tesori sommersi. Quindi a sud del continente esterno. Eh sì, perché è questa la geografia. Eccola. Sì. Eh sì. Mi sono confuso. Ago dorato, etere, zoccoli, fascia di Sokai e via, verso nuovi tesori.
Questa l'abbiamo presa. Presa. Bosco chiuso. Questo l'abbiamo già visto in realtà. Dove si trova? Ah, ok, pugile McGregor. Ma oddio. L'MMA la seguivo qualche anno fa, sinceramente. Ormai non seguo più né MMA né nulla. Allora, questo è praticamente un bosco che si trova dentro una catena montuosa. Eccola qua. Etere, Elisir, Wing Edge, Ramo Stregato e ovviamente abbiamo buttato gli oggetti che superano le 99 unità. Andiamo avanti. Piana Rossa. Questa purtroppo ancora non lo possiamo prendere, però lo possiamo prendere tra poco. Perché ci arriveremo praticamente per trama. Quindi la prenderemo tra poco. Per il momento non ci possiamo andare. La piana obliata. Non mi ricordo se ci possiamo andare pure. Mare. Ok, questa la possiamo andare a prendere. No, ho sbagliato. Il mare, cioè la ciocografia mare, si trova praticamente qua. Noterai che c'è una piccolissima secca. Esatto, che è questa. Oh. Cosa abbiamo trovato qua? Altre bolle. Sombrero, plumeria, blusa hawaiana, sandali. Questo è un equipaggiamento, diciamo, troll un pochettino. Non è anche tanto troll, più che altro un equipaggiamento meme. Perché non potenzia nessuna statistica, non dà niente, è semplicemente una divisa per andare al mare. Quindi abbiamo trovato praticamente una divisa per andare al mare. Ok, adesso qua dovrebbe trovarsi il tesoro mare. Infatti. Sì. È vero. Sono andato un po' più in alto. Eccolo qua. Vero. Gemma grezza. Giacca pica pica. Pinna di balena. L'abbiamo trovata per la tua felicità. Carta Alexander. E niente, qua per il momento abbiamo finito. Mar Rosso ci possiamo andare anche. La piana obliata. Forse ci possiamo andare però dopo. Golfo gelido. Questa ci possiamo andare. Adesso tutte queste armi, tutte queste robe nuove le guardiamo insieme e vedremo un pochettino, anche perché farò un salvataggio a parte in cui io dovrò imparare tutte le robe che giustamente devo apprendere da questi equipaggiamenti, perché noi andremo un po' più avanti per trama, ma io poi tutta questa parte di, diciamo, tutta questa piccola parte di trama me la rifaccio per conto mio. Perché giustamente devo apprendere tutte le tecniche, devo apprendere tutte le robe. Eccoci qua. Ah no, però era forse da questo lato, vero? Dove eri? De qua, vero? Infame tesoro di merda. Vedi? Ecco qua, trovato. Peridoto, opale, zaffiro, topazio. Niente, tutte gemme. Poi, ok, qui abbiamo finito. C'è Mar Rosso. I tesori non sono solo nelle secche, sono anche lì giù, nei fondali marini, cupò. Mar Rosso, che questo dovrebbe trovarsi da questo lato perché appunto ha a che fare con il rosso del tramontare praticamente, quindi dobbiamo andare di qua, seguire tutta questa zona e vedere dove va ad imbrunire. Da questo lato, perché c'è il mare giustamente. Piuma Phoenix, giacca bianca, quindi abbiamo trovato sia la giacca nera che la giacca bianca, diamante e carta Masamune. Il mio pensiero è rivolto verso te.
Ok, sono rimaste praticamente soltanto l'isola esterna, che non possiamo prendere per ovvi motivi, perché appunto non possiamo raggiungerla. La piana rossa, che prenderemo tra poco, e la piana obliata, che non mi ricordo se ci posso andare già adesso, ma forse sì in realtà. A meno che la sto confondendo con un'altra. Da qualche parte ho visto una penisola lunga e molto stretta che gli assomiglia davvero un bel poco. Però non vorrei che si trovasse qua. Però parla di penisola, quindi forse era questa se non sbaglio. Si trovava qua se non mi ricordo male. Quindi ci posso andare soltanto dopo. Purtroppo in queste ultime ciocografie ho qualche ricordo distorto, lo ammetto. Ecco, dovrebbe essere questa. Esatto, vedete? Perché qui c'è praticamente la chiazza di verde, vedete? Questa è la chiazza di verde praticamente. E il tesoro si trova praticamente qua, sopra queste montagne. Quindi sia questo tesoro che questo, piana rossa, li prenderemo tra poco. Quindi li abbiamo presi praticamente tutti. Ok? Benissimo. Allora, fatto questo, dovremmo proseguire con la trama. Sono già le 10:15, il che come orario direi che è abbastanza onesto per quello che voglio fare oggi, anche grazie alla velocità che appunto stiamo utilizzando per essere un po' più rapidi, un po' più celeri e annoiarci meno, tra virgolette, anche se io in realtà adoro letteralmente tutta questa fase di farming e tutta questa fase di... E un'altra cosa quindi che vi consiglio di fare una volta presi tutti i tesori è quello di catturare tutte le rane. Tutte le rane in tutte le paludi, perché tanto diciamo che la parte che si affronterà sarà un bel pezzo di trama, molto molto lungo, quindi catturate più rane che potete. Joe, piglio una rana, cioè Gidan, piglio una rana, ok, grazie dottor. Vedete, ci sono ancora i girini che si stavano praticamente popolando, no? Stava ancora popolando la palude. Ok, quindi qua possiamo catturare meno rane. Ok. Allora, prendiamo anche quell'ultima e i girini invece li lasciamo, che così... Ok. Perfetto. Abbiamo finito in questa palude. I girini li lasciamo così poi si possono riprodurre. E andiamo. Quindi, prima palude dei Q, pulita. Adesso andiamo nell'altra palude dei Q. Quindi, acceleriamo. Eccola qua. Che poi tra l'altro qua ci siamo stati da poco, quindi in realtà qui rane non dovrebbero essercene per il momento, perché le ho catturate da poco. Quindi in teoria infatti quante ce ne sono? Soltanto due. Queste sono state praticamente le ultime rane che abbiamo preso, quindi ok, possiamo andare. Anche perché a breve troveremo anche la quarta e ultima palude dei Q di tutto il gioco. Perché vi ricordo che le paludi dei Q sono soltanto 4 in tutto il gioco, quindi... Ok. Allora andiamo. E andiamo adesso verso l'ultima palude dei Q. Che tra l'altro è anche una zona
in cui dovremmo andare per trama, perché si trova vicino al villaggio dei maghi neri. Quindi è una zona che dovremmo comunque raggiungere per trama. Ma prima di andare lì, cioè prima di andare al villaggio dei maghi neri, c'è un'altra zona in cui dobbiamo andare. Oh, vabbè, sì, teniamo la velocità, tanto dobbiamo essere veloci. Ecco qua. Vedete, anche qua purtroppo ci sono poche rane, perché giustamente le abbiamo prese da relativamente poco tempo, perché io non ho lasciato il gioco acceso, quindi... Dai, salta. Ok. 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 No, non me l'ha dato l'input lo stesso. Ok. Perfetto, mi interessava questo premio. Stivali che sono nuovi. Perfetto. Grazie signora Mae. Ovvero le 45 rane. Siamo praticamente quasi a metà. Perfetto. Prendiamo anche questa. I girini li lasciamo, che non ci interessano. Queen, hai finito? Yes. Perfetto. E ora possiamo andare poi sulla... Possiamo andare anzi nella quarta palude, quando ovviamente avremo la possibilità di andare nella quarta palude, ovvero a brevissimo, veramente brevissimo. Detto ciò, salvo, perché così diciamo che almeno tutti i tesori li ho già presi, anche se tanto dovrò fare un salvataggio a parte per insegnare, diciamo, tutte le abilità, perché comunque farò un salvataggio a parte, visto che per trama adesso non insegneremo tutte le abilità, perché se no non faremo praticamente più niente in live, non ne vale la pena. Invece dobbiamo andare un po' avanti anche con la trama, per dare contenuto un po' alla live, mi sembra giusto. Non posso mettermi a farmare 2 ore live, non mi pare il caso. Per cui c'è un'altra destinazione che dobbiamo raggiungere prima di chiudere ufficialmente questa fase di game breaking, ottenendo oggetti particolari, ovvero dobbiamo andare a Toleno, perché nell'asta di Toleno sono arrivati dei nuovi oggetti, quindi dobbiamo comprare nuovi oggetti all'asta di Toleno. Quindi andiamo a Toleno, compriamo i nuovi oggetti e dopodiché possiamo proseguire finalmente con la trama. Quindi abbiamo fatto una grandissima preparazione di, diciamo, di gameplay, ottenendo degli oggetti che avremmo ottenuto a distanza di veramente tanto tempo, perché avremmo ottenuto questi oggetti a distanza di veramente tanto tempo. Mentre invece noi, grazie alle ciocografie, li abbiamo ottenuti subito. Quindi, pezzo forte di oggi è Mini Seed, Spilla di Gnomo, ce l'abbiamo, Anello di Nozze, perfetto, e Manette. Ottimo. Ottimo, le manette, ragazzi. Qua finalmente si possono ottenere le manette. Allora, qui andiamo avanti perché non mi interessano. Anche se in realtà li potrei comprare. Ma sì, compriamo tutto. Tanto i soldi ce li abbiamo, me ne frego. Olè. Mini Seed, vai. Spilla di Gnomo, ma la Spilla di Gnomo già ce l'abbiamo, ma la compriamo lo stesso perché siamo strafottenti.
Ce la facciamo? Beh, via. Ecco, anello di nozze. Questo è importante. Madonna, quanto già si è alzato il prezzo. Olè, anello di nozze. E ora manette. Che Madonna, quanto è aumentato già subito. Ok, e abbiamo preso anche le manette. Madonna, quanto è aumentato subito a 34.000 gil. Porca troia. Pezzo forte di oggi è cuor di grifone, non mi interessa. Vaso di doga, specchio di une e perle rosse. Ok, non mi interessa. Vediamo se c'è qualcos'altro, ma credo di no. Abbiamo preso tutto quello che mi interessa in realtà, perché adesso vende, esatto, vende soltanto questo. Ok. Signori, abbiamo preso praticamente l'oggetto fondamentale per Gidan. Cioè, da questo momento in poi abbiamo preso praticamente l'oggetto che mi serve in assoluto per Gidan, che sono le manette. Manette che insegnano l'abilità Mani di Velluto. Sia benedetta l'abilità Mani di Velluto, Gesù Cristo. Sia benedetta la volontà delle Mani di Velluto. Perché è così importante Mani di Velluto? Perché con Mani di Velluto permette di rubare di più. Vabbè, allora, diciamo che qua è una traduzione errata in realtà. Perché non consente di rubare di più. Ma praticamente cosa fa? Inverte le rarità degli oggetti. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che non ruberemo più a partire dall'oggetto comune per poi arrivare all'oggetto raro e poi quello ultra raro, ma le percentuali sono invertite. Quindi prima prenderemo l'oggetto ultra raro, poi prenderemo l'oggetto raro e poi infine l'oggetto comune. Quindi è molto più comodo rubare così, perché gli oggetti che ruberemo subito saranno quelli ultra rari, cioè quelli che faremo fatica ad ottenere normalmente. E costa 5. Quindi, per abilitarlo, cioè per metterlo, Cleptomane ovviamente dobbiamo lasciarlo, perché Cleptomane va in combo con manette. Credo di non avere altre abilità da togliere, quindi devo aumentare un po' di livello, ma sicuramente aumenterò di livello quando imparerò ovviamente tutte le altre abilità che devo apprendere con i personaggi. Quindi su questo non ho problemi, per il momento non l'attiviamo, ma era importante farvi vedere appunto che cosa è in grado di fare Mani di Velluto. Quindi finalmente, quando ruberemo gli oggetti con Gidan, inizieremo a rubare l'oggetto più raro per poi finire alla fine con l'oggetto meno raro. Quindi sarà un po' più semplice ottenere quello che ci serve, ed è molto importante. Mentre invece l'anello di nozze è interessante, perché l'anello di nozze, eccolo qua, perché insegna HP antimorte. HP antimorte in realtà non si utilizzerà praticamente mai, cioè è un'abilità che praticamente è quasi inutile, dato che permette di recuperare gli HP quando si hanno, cioè quando si subisce un danno con HP gialli. Quindi è molto difficile sopravvivere a dei danni con HP gialli, quindi tendenzialmente è un'abilità che non si sfrutta mai al 100%. Molto meglio mettere provvidenza, che comunque ti permette di attivare risveglio automaticamente sul personaggio, piuttosto che HP antimorte. Quindi servirà soltanto per il curriculum, ma non la utilizzeremo mai come abilità. Una volta fatto questo, finalmente posso farmi il mio salvataggio, che poi ovviamente riprenderò per imparare tutte le tecniche a tutti i personaggi, perché ancora devo livellare tutti i personaggi ovviamente, quindi sarà molto interessante. Ma qui ragazzi c'è momento Durello,
c'è il momento durello perché abbiamo ottenuto precedentemente, abbiamo ottenuto la giacca nera. Cosa fa la giacca nera? Sì, con questa musica di Toleno in sottofondo che sembra così tranquilla, per uno degli oggetti più forti che Vivi possa mai ottenere all'interno del gioco, perché insegna MP 20% up, quindi abbiamo la possibilità di avere più MP, Flare, una delle mie magie preferite, nonché una tra le più forti presenti all'interno di Final Fantasy IX, perché Flare è una magia non elementale, quindi fa danno praticamente a tutti, e poi doppio reflex. Doppio reflex. Cosa fa doppio reflex? Raddoppia le potenze delle magie che rimbalzano sul reflex. Quindi, se noi utilizziamo la stessa tecnica che abbiamo utilizzato finora dello sparare le magie agli avversari grazie al reflex, voi immaginate quello che Vivi può fare e quanti danni Vivi riesca a fare. Brr, brividi, come canterebbe Blanco. C'è solo un problema, che doppio reflex costa 17. E diciamo che per il momento avere 17 punti è un po' difficile, quindi bisogna fare un sacrificio. Bisogna fare un sacrificio, ovvero togliere sempre haste per il momento, purtroppo. E non ci arrivo lo stesso, perché dovrei togliere tutto. Niente, dovremmo aspettare qualche livello per mettere doppio reflex, perché al momento non ci arrivo con i punti. Siamo anche di livello 38 ancora, quindi possiamo ancora migliorare, effettivamente. Però, per il momento ci dobbiamo contenere. Comunque, si può fare, ragazzi. Si può fare e sarà bellissimo. Sarà estremamente bello vedere 9999 fisso con le magie di Vivi. Sarà veramente figo. Bene, possiamo uscire. A questo punto prendiamo il Narciso Blu, perché devo sistemare i personaggi. Quindi, sistemiamoci i personaggi. Sì, cambiamo i membri della squadra. Mettiamo un attimo loro, perché devo controllare che non abbiano praticamente niente negli accessori. Ecco, tu per esempio togli tutto. Esatto. Tu no. Perché sto facendo questo? Perché io devo farmi adesso un salvataggio a parte, dove per conto mio poi insegnerò tutte le abilità ai personaggi che mi interessano. Quindi io per il momento farò una squadra che utilizzeremo per la storia, ma successivamente io tutta questa parte di gioco la rifarò per conto mio. E la rifaccio perché devo insegnare tutte le abilità degli accessori che abbiamo ottenuto all'interno di questa sezione di gioco, dove appunto abbiamo ottenuto oggetti molto importanti. Però prima di fare tutto ciò sistemiamo il party. Quindi tu hai Re Furtiva, che va benissimo. Poi Berretto Nero lo possiamo cambiare.
cosa puoi imparare tu adesso? Niente, qua niente. Qui mani di velluto, assolutamente sì. Il giubbotto per ora te lo puoi tenere, perché anche qua non devi imparare nulla. E qui impara sta imparando provvidenza, quindi va bene, lo posso accettare, io lo lascio. Andiamo a Vivi. Sempre Levita l'abbiamo appresa. Ecco, qui abbiamo HP anti-elemento che potrebbe essere utile, ma c'è qualcos'altro che possiamo prendere? Ecco, doppio reflex può essere appreso anche dall'anello di Rosetta, ma noi doppio reflex lo stiamo apprendendo dalla giacca nera, quindi meglio, molto meglio la giacca nera. Anello Protex, anti-elemento e salva 50% di MP, quindi le magie costano la metà. Poi qui abbiamo Idro, che non l'abbiamo ancora preso. E qui per il momento niente. Il manganello possiamo apprendere col ramo di Catecu, Medusa e Cometa, e col ramo stregato Meteo e Aspir. Quindi, prima mettiamo il ramo di Catecu, che io l'ho sempre chiamato ramo di caucciù, non so perché, però mi veniva da chiamarlo ramo di caucciù. Non chiedetemi il perché. E possiamo apprendere tutte le robe. Poi tu, spada coral, che per il momento è la migliore. Cosa? Elmo dorato, che è il migliore. Diamaguanti, che stai apprendendo abilità up. Corsaletto, che c'è adrenalina. E anello reflex, per imparare sempre reflex. Quindi Steiner per ora va benissimo così. Quina, sciarpa gialla per imparare Gil Up, ormai lo sta imparando quindi glielo lascio. T-shirt che possiamo cambiare con giacca pica pica, che insegna sempre rigene e 50% MP in meno per Quina, fondamentale. Ciao Markur, che ti sei perso? Niente, abbiamo fatto le ciocografie, abbiamo preso i tesori e ora ci stiamo equipaggiando per andare avanti con la trama. Bracciale Diego. Poi qui abbiamo slot difesa, che in realtà, vabbè, sì, dai, insegniamolo. E la bistro forchetta, va bene. Quindi il nostro party per ora è pronto per andare avanti con la trama. Let's go. Ok, a questo punto scendiamo e salviamo, perché questo sarà il mio salvataggio che utilizzerò per imparare tutte le, diciamo, tutte le cose. Mettiamolo qua. Perfetto. Perché ora, andando avanti con la trama, purtroppo ci sarà un piccolo periodo di gioco dove non potrò fare le cose che voglio fare. Cioè, che cosa? Allenare i personaggi, ma non allenarli dal punto di vista dei livelli, perché non mi interessa fare livelli al momento con i miei personaggi, ma allenarli per apprendere le abilità. Quindi la cosa migliore che si possa fare è apprendere le abilità adesso, e una volta apprese le abilità adesso, proseguire con la trama, che è la cosa che farò io poi durante questa settimana. Quindi siamo pronti? Siamo pronti. Prontissimi. Come un soldier. E siamo pronti per andare verso la trama, ovvero al villaggio dei maghi neri. E tra l'altro ci possiamo andare con il nostro Chocobo, non abbiamo neanche bisogno di andare col Narciso Blu, perché il Narciso Blu ormai è antiquato, ormai è scarso, ormai non ce ne frega nulla del Narciso Blu. Il nostro Chocobo è molto più forte e molto più pratico, ci consente di scalare le montagne, ci consente di cavalcare gli oceani, ci consente di prendere a calci nel culo a chi piace no, scherziamo ovviamente. Vogliamo bene a tutti qua, quindi non facciamo personaggio shaming. Ci vogliamo bene tutti e siamo tutti contenti. Ah, a proposito,
c'è una cosa che dobbiamo fare che mi sono dimenticato in realtà. C'è una cosa che mi sono dimenticato. C'è una cosa che mi sono dimenticato di fare, ovvero prendere un'altra bolla che noi abbiamo già visto, tra l'altro. È una bolla che abbiamo già visto. È una bolla che abbiamo già visto. E adesso possiamo recuperarle. Tra l'altro, possiamo recuperarle con un'animazione speciale. Vedete? Sono qui queste bolle, ma se noi ci mettiamo qua e usiamo il pepe mortale, non succede nulla. Perché per prendere questo tesoro bisogna fare una cosa nello specifico. E se vedete dove siamo nella mappa, siamo praticamente vicino a Toleno. E più precisamente siamo nella caverna di Quan. Siamo in prossimità della caverna di Quan, ovvero la casa del nonno di Vivi. Quindi per prendere quelle bolle bisogna fare un piccolo tracchigio. Bisogna fare una piccola... Bisogna fare una piccola deviazione, una piccola cosa particolare che solitamente non si fa, perché le bolle, vi ho spiegato, essere per l'appunto dei tesori subacquei, tra l'altro tesori segreti subacquei. In questo caso invece bisogna fare diversamente. Quindi bisogna andare nella caverna di Quan, uscire dalla finestra, sporgersi dal balcone. Si intravede qualcosa in fondo a questo dirupo. Cosa sono? Bolle? Se chiamo il ciocobo forse mi ci porta laggiù. E quindi usiamo il pepe mortale. Che in teoria questo è il momento in cui si scopre come utilizzare il pepe mortale. Perché senza questa animazione, senza questo dialogo speciale che il personaggio fa dicendo forse se do il pepe mortale mi ci porta, ti fa capire che all'interno del gioco ci sono le bolle e le crepe e che bisogna utilizzare il pepe mortale. E qui, animazione speciale, con il pepe mortale utilizzato dal balcone, è più alto di quanto pensassi. E gli diamo il pepe mortale. Via! Tuffa pesce. E questa volta trova il tesoro. Gemma grezza, topazio, mega racchetta e carta red rose. Aha, ho capito. Vedete? E questo è praticamente il tutorial per farvi capire come si usa il pepe mortale. E adesso praticamente possiamo andare. Tra l'altro abbiamo ottenuto un'altra arma finale, possiamo dire, perché è vero che c'è la pinna di balena, che è l'arma finale di Garnet, ma la mega racchetta può essere utilizzata come arma finale, tra virgolette, anche di Eiko. Quindi è un'altra arma finale che abbiamo ottenuto. Esatto, l'arma finale di Eiko. Ok. A questo punto abbiamo realmente finito le cose da fare, perché al momento non ci sono altre cose da fare. Tra l'altro prenderemo anche un'altra arma leggendaria, o per meglio dire arma leggendaria, arma finale. Meglio chiamarle arme finali, non leggendarie. Prenderemo l'arma finale anche di Freya oggi. Il baffo di drago. Niente proprio di meno che il baffo di drago. Quindi acceleriamo un pochettino. Siamo troppo lenti, se no. Il flauto d'angelo è l'arma finale se consideri i flauti. Ma come potenza l'arma finale è la mega racchetta. Anche su Opera Omnia
è così. Mi dispiace dirlo, ma è così. Ok. A questo punto io mi faccio il salvataggio, lo faccio adesso il mio salvataggio per imparare le tecniche, per imparare tutte le cose. Quindi chiamiamo il Moguri. Salviamo. Il baffo che fa crescere i capelli, sì, esattamente. Ok. Credo di aver fatto tutto il fattibile al momento. Perché altre bolle... Allora, le bolle le abbiamo prese. La crepa lì a nord l'abbiamo presa. Mentre invece l'altra crepa si trova lì, nel continente. Le ciocografie le abbiamo fatte. A Toleno ci siamo stati. Nella porta sud ci siamo stati. Abbiamo preso i forzieri che avevamo lasciato in sospeso. Sì, possiamo andare. Non c'è nessuno. Che significa? Li vado a cercare. E qui siamo praticamente senza più nessuno. Dove sono gli altri? Sono andati tutti con Kuja. Siamo rimasti solo io, gli altri due nella capanna del Chocobo. Perché sono andati con lui? Hanno saputo tutti quanto dura la nostra vita. Kuja ha promesso loro che se l'avessero seguito gliel'avrebbe allungata. Hanno creduto ad un uomo così cattivo? Hanno dimenticato che ci tratta come se fossimo oggetti? In fin dei conti, noi siamo stati fatti per obbedire agli uomini. Rivelazione. Smettila di parlare così. Dove li ha portati? Non ve lo posso dire. Non posso tradire i miei amici. E allora perché tu sei rimasto qui? Hai detto che c'è qualcun altro nella capanna del Chocobo, vero? Non parla. Non parla. Aspetta, vivi. Non parla più. Lo abbiamo spiazzato. Lo abbiamo letteralmente spiazzato. Aprite! Vivi! Aprite! È nato! Ehi! Sì, ragazzi, loro sono rimasti perché stavano accudendo il Chocobo. È nato! È nato! È nato! È nato! È proprio nato! Allora è proprio nato! Che fate qui? Noi siamo rimasti per prenderci cura dell'uovo di Chocobo. Anch'io volevo andare con gli altri, ma dicevano che dovevo proteggere l'uovo. Siamo noi che l'abbiamo covato. Dobbiamo mostrarlo a tutti gli altri. Saranno contenti. Dobbiamo pensare al nome. Che strana sensazione. Anch'io mi sento strano. Cioè, guardate ragazzi, l'animazione. Stanno piangendo di gioia. Cioè, praticamente... due maghi neri che fino a qualche settimana fa, in termini di live, abbiamo visto essere degli oggetti e abbiamo visto essere praticamente anche degli strumenti fondamentalmente nelle mani dell'uomo, stanno piangendo, cioè sono felici, hanno la gioia. Una cosa che il mago nero finora non aveva mai avuto, perché uccideva, faceva le magie, combatteva. Anche tu sei preoccupato per il Chocobo? Non saprei. So che ho paura e vorrei scappare, andare da Kuja, ma ho qualcosa di importante da fare.
Senti, posso chiederti una cosa? Che vuoi? Anch'io presto smetterò di muovermi? Guardate Gidan che è rimasto scioccato. Non lo so. Kush ha detto che i prototipi nuovi, che i prototipi si muovono un po' più a lungo. Ma prima o poi si fermano anche loro, no? Quando mio nonno è morto, avevo voglia di piangere, ma tutti dicevano che non dovevo essere triste. Anche quando ho sentito che i maghinelli si fermano, ho provato la stessa cosa. Mi sentivo strano, non capivo bene. Poi, quando la mamma di Daga è morta, ho visto la signorina piangere. Allora ho capito che fosse normale sentirsi tristi. Ma forse questo lo può pensare solo chi non è una macchina per uccidere. Ci sono un sacco di cose che non capisco. Chissà se prima o poi si chiariranno. Comunque, non dobbiamo permettere a Kuja di usare noi maghi per uccidere. Un giorno anche gli altri capiranno che sono stati ingannati e usati da lui. Noi non saremo mai più le sue macchine della morte. Vivi. Cioè, guardate che parole Vivi, no? Vivi che... cioè, praticamente, fino a questo momento è stato considerato un bambino, perché anche le fattezze di Vivi sono quelle di un bambino. Eppure, guardate che maturità ha raggiunto in questa fase del gioco. Cioè, la crescita del personaggio di Vivi, da semplice bambino che andava a guardare uno spettacolo ad Alexandria, a diventare, ad avere la consapevolezza di essere un mago nero, per poi combattere per la libertà e per la giustizia e non essere considerato un'arma. Cioè, un crescendo spaventoso. Il nascondiglio di Kuja è a est, in questo continente. Attraversate il continente in nave verso est e cercate i mulinelli di sabbia. Grazie. Diventeremo mai forti come te? Avete sentito? Cioè, il saggio del villaggio che dice diventeremo mai forti quanto te, cioè per far capire Vivi quanto effettivamente sia forte, non dal punto di vista magico, anche se il mio Vivi lo è, ma dal punto di vista proprio dal punto di vista proprio caratteriale quasi. Anche Vivi sta cercando di trovare da solo le risposte ai suoi quesiti. E io cosa faccio per risolvere i miei problemi? Pensavo di poter cambiare dopo aver incontrato Gidan. Pensavo che sarei cambiata diventando regina. Ma non è cambiato nulla. Per giunta, non conoscendo il mondo, non posso aiutare nessuno. Non credevo che Vivi avesse tutti questi pensieri. Daga, hai sentito? Quel bimbo è diventato un ometto. Esatto. Daga, non starai mica pensando ancora alle sue parole. Vivi è Vivi e tu sei tu. Non devi farci caso, ognuno la pensa a modo suo. C'è Gidan. Chi hai, Daga? Su, dai, rimettiamoci in marcia. Prossima meta, i mulinelli di sabbia che sono nella regione orientale di questo continente. Al nascondiglio di Kuja. Ok, possiamo andare. Quindi, dobbiamo andare in questo continente verso est e cercare i mulinelli di sabbia. Quindi, noi ci andiamo col nostro Chocobo, così risparmiamo tempo. Qui c'è un casino pazzesco che per ora non ci interessa. Noi, in questo caso, avremmo attraccato in questa spiaggia grazie alla nave e poi saremmo andati di qua, e qui ci sono i mulinelli di sabbia per trovare la base di Kuja. Ora, per trovare il vero ingresso di Kuja c'è un trucchetto qui che probabilmente ormai tutti sapranno e che tutti conosceranno. Questi mulinelli di sabbia, come potete notare, effettuano una volta ogni tanto questi sbuffi di sabbia. Ecco, nei mulinelli in cui sono presenti questi sbuffi di sabbia avverrà un incontro
obbligatorio, che sarà un incontro casuale, però obbligatorio. Quindi un mostro che però verrà affrontato obbligatoriamente dal party. Quindi in questo caso a me conviene salvare qua, perché così posso combattere questi mostri e apprendere le abilità grazie a questi mostri, senza crescere troppo di livello, perché il mio obiettivo è apprendere le tecniche senza però crescere troppo di livello, perché crescere troppo di livello al momento è un malus. Ho già spiegato il perché, quindi non mi ripeterò, ma ne parleremo quando poi dovrò livellare e portare tutti al livello 99, e vi spiegherò il perché non lo faccio prima e lo farò dopo. In questo caso gli sbuffi di sabbia, come potete vedere, sono presenti nel mulinello in alto a sinistra, in basso a sinistra e in basso a destra. Quindi il vero ingresso del nascondiglio di Kuja è questo. E come potete vedere appare l'ingresso. Sono arrivati. Tutto procede secondo i piani. Eh già. Gidan, svegliati, Chiarò. Sid, ma dove siamo? Non lo so neanch'io, Chiarò. Sono venuto qui come mi hanno detto i maghi neri. Poi ricordo di essere stato risucchiato da un mulinello di sabbia. Ho visto tutto nero e poi non ricordo più nulla. Anche a me è successa la stessa cosa. Ho aperto i Chiarò occhi ed ero qui. Gli altri dove sono? Non lo so, Chiarò. Finalmente hai ripreso i sensi. Ma questa voce... Kuja, sei tu, vero? Felice di rivederti, Gidan. Bastardo, dove sono i miei amici? Calma con le parole, impulsivo come sempre. Non preoccuparti per loro. Sono chiusi in stanze come questa. Ora ti spiegherò per bene in che situazione vi trovate. Se si cade in quel buco è finita, capisci? Cadere lì dentro uguale morte. Maledetto bastardo. Dai, non te la prendere. Ti parlerò chiaro. Pensavo di farti fare un lavoretto. Se mi fai questo piacere, non ucciderò i tuoi amici. Accetti? Beh, non è che qui effettivamente possiamo fare tanto altro. Non ho alternative. Va bene, accetto. Saggia decisione. Vieni, esci fuori. Sid, prenditi cura degli altri. Va bene, Chiarò. Sta attento, Chiarò. Non ti preoccupare. A presto. Ok. Ma questi sono anche qui? Ovviamente non parlano. Mettiti lì nel centro, fra i due maghi neri. Eccoci qua, nell'ufficio di Kuja. Benvenuto nel mio meraviglioso palazzo. Perché sono andato lì in quel tavolino? Perché lì poi troveremo una cosa particolare, ma ne parliamo poi. I convenevoli lasciali stare. Arriva al punto, cosa vuoi? Ti gira sempre male? Va bene, ora ti spiego. Voglio che tu vada in un posto e che mi prenda una cosa. Non potevi essere più vago. Di dove e cosa devo prendere? Calma, calma. Non dimenticarti che la vita dei tuoi amici è nelle mie mani. Merda. Devi andare a Oliver. O il Ver, anzi. E dov'è? È nel continente dimenticato, a sud del Canyon Chavez. Sai, a me rimane un po' scomodo andarci. Che vuoi dire? C'è una specie di barriera che impedisce l'uso delle magie. Tanto non sai neanche usarle, perciò vacci tu. Lì devi prendermi la pietra Gulgu e portarmela qui. La pietra Gulgu. Un lavoretto facile, no?
Ti ci farò portare con una barca di gran lusso, non preoccuparti. Chissà se ce la fai da solo. Forse ti conviene portare 3 persone con te. E poi, effettivamente, non piace a nessuno lottare contro se stesso. Sentite tutte queste frasi di Kuja, hanno un senso, hanno un significato in realtà. Ovviamente noi non capiamo. Niente. Quando hai deciso i membri della squadra, dimmelo. Ecco, e qui possiamo scegliere chi ci accompagnerà in questo viaggio. Allora, quello che ci ha detto Kuja poco fa ha un valore abbastanza particolare. Perché in questa fase del gioco entreremo in una zona dove non potremo utilizzare le magie. E inoltre dovremo utilizzare entrambi i parti separati. Quindi bisognerà fare 2 squadre bilanciate nel modo giusto, in modo tale che possano combattere in tutte e 2 le fasi del gioco. Quindi, qual è la cosa più intelligente da fare in questo caso? Ovviamente portare i personaggi fisici nella missione che appunto vuole Kuja e i personaggi magici lasciati all'interno della magione di Kuja, perché poi dovranno anche loro combattere e dovranno superare degli enigmi per uscire fuori dal palazzo. Quindi il team che io consiglio di portare a Oelver è ovviamente Gidan, perché è obbligatorio tenere Gidan. Successivamente Freja, e tra l'altro Freja la porteremo comunque con noi perché otterremo la sua lancia finale in questa fase del gioco. Quina, che sarà la nostra healer barra debuffer in generale. E qui la scelta ovviamente spetta soltanto a voi. Perché? Tecnicamente dovremmo portare uno tra Steiner e Amarant, se volessimo effettivamente, diciamo, fare le cose corrette, le cose giuste. Però sia Quina che Gidan sono sufficientemente forti per poter sopravvivere nella fase, diciamo, di gioco successiva, insieme ovviamente a Freja, che diventerà fortissima con la sua arma finale. Quindi, per permettere al secondo team di essere efficiente al 100%, noi portiamo Garnet. Garnet in questa fase del gioco è una palla al piede e averla in questo team non conviene, perché in questo team si combatterà e ci saranno degli avversari piuttosto interessanti da affrontare. Quindi è meglio avere un party efficiente al 100%. Mentre invece, da questa parte, è vero che non si possono utilizzare le magie, quindi Garnet è praticamente inutile, ma Garnet la utilizzeremo per curare, con le pozioni, con le mega pozioni, con gli elisir, con tutto quello che abbiamo a disposizione. Mentre invece Freja e Gidan si occuperanno dei danni e Quina farà un po' di tutto. Farà un po' danni, farà un po' buff, debuff, farà un po' quello che gli conviene di più. Mentre invece il secondo party sarà molto più equilibrato, perché avremo Vivi e Steiner che collaborano perché fanno l'attacco unito, Eiko che sarà la nostra curatrice e anche Damager perché comunque farà anche dei bei danni, e Amarant che sarà il nostro toro di sfondamento perché è il nostro DPS principale in questo team. Quindi questi sono i 2 team che io vi consiglio per questa fase di gioco. Dunque, Freja, Quina e poi anche Daga. Va bene, loro 3 possono venire con te. Freja. Quina. Tra l'altro Quina ce la portiamo anche per un altro motivo.
ovvero la quarta palude dei Q. Come vi ho detto poco fa, adesso raggiungeremo la quarta palude dei Q. Daga, voi tre, uscite fuori. Proseguite fino al centro, dove si incrociano i corridoi. Tutto calcolato, ragazzi, tutto calcolato. Questo vuol dire anche essere esperto nel gioco. Capisco che è un'emozione rivedervi, ma ora non c'è tempo per gli abbracci strappalacrime. Forza, sbrigati e sali anche tu con i tuoi amici. Manterrai la promessa? Certamente, vai tranquillo. Beh, fidarsi. Che branco di idioti. Benissimo. Fatto questo, ovviamente, sistemiamo gli equipaggiamenti. Quindi, qui abbiamo ancora la Partisan, che dobbiamo apprendere l'una piena, e l'Ice Lance con soffio vitale, quindi purtroppo siamo messi male. Siamo messi molto male. Poi, elmo dorato, luna piena. Ok, quindi luna piena qua possiamo toglierla. E possiamo mettere l'Ice Lance. Perfetto. Usciranno tutte su YouTube queste live. Tra l'altro usciranno anche spezzettate. Quindi farò le puntate per fare tutta la run perfetta sul mio canale. Quindi non vi preoccupate. Qua abbiamo adrenalina, luna piena che non mi interessa. Tra l'altro la Demon Armor, che è quella che abbiamo ottenuto poco fa. Meglio adrenalina. Qui abbiamo soffio vitale addirittura, che la cambieremo, anzi, facciamo una bella cosa. Sempre haste. Madonna, guardate quante cose devo far apprendere a tutti i personaggi, guardate. Qua perderò un sacco di tempo. Allora, per una questione di praticità, qua mettiamo soffio vitale, dato che poi la lancia la cambieremo e metteremo il buffo di drago, così avremo tutte le tecniche che potremo apprendere. Allora so a chi rivolgermi quando giocherò ai vecchi Final Fantasy per retro achievement. Non c'è problema. Garnet. Abbiamo preso la magiracchetta, che insegna Berserk e Minimum, ma abbiamo la pinna di balena che insegna Energiga. Quindi per il momento magiracchetta, purtroppo. Qui abbiamo preso tutto fortunatamente, quindi mettiamo la tiara. Poi qui mettiamo il magibracciale. Qui mettiamo la giacca bianca, che tecnicamente insegnerebbe Sancta. E quindi la giacca bianca io vi consiglio di lasciarla per Eiko, perché Eiko può prendere Sancta, mentre invece Daga no. Purtroppo Garnet, secondo me, rimane un passo dietro a Eiko perché non è sufficientemente offensiva, mentre invece Eiko possiede anche delle ottime abilità magiche per fare danno, come Sancta, che praticamente vedremo però la prossima volta. E quindi mettiamo la giacca fatata. Qui dobbiamo apprendere tutte le summon ancora, però non è un problema. Le apprenderemo piano piano. E qui possiamo mettere effettivamente l'anello di Rosetta, anche se in questo caso preferirei sempre rigene ed MP 20% up. Quina l'abbiamo sistemata poco fa, quindi non c'è bisogno di sistemare nulla e siamo a posto. Quindi questo sarà il nostro setup per il momento, che io vi ricordo farmerò poi per conto mio. Quindi tutto quello che state vedendo qua guardatelo un po' così distrattamente, perché la prossima volta che ci rivedremo io avrò fatto le stesse identiche cose, ma avrò imparato tutte le tecniche con tutti e tutte le passive con tutti. Andiamo.
è questo? Esatto. E l'Hildegard 1? Sì, Gidan. Ok, nemici. Adesso vi faccio vedere perché siamo messi bene dal punto di vista dei danni. Provoca danni fisici a un alleato o un nemico. Re furtiva. Mettiamo un attimo pausa. Vi spiego che tra l'altro se ci fate caso con Gidan abbiamo tutte le tecniche adesso. Abbiamo appreso tutte le tecniche già. Quindi ci stiamo avvicinando verso il completismo del 100% e di tutto quello che c'è da fare come piace a me. Re furtiva è una delle tecniche più forti che Gidan può apprendere. Come funziona Re furtiva? Re furtiva è un attacco che infligge danni fisici, così come dice la descrizione, però è una descrizione non completa. Perché? Perché sono danni fisici che oltrepassano le difese. Quindi, se il nostro avversario utilizza Protect, se il nostro avversario utilizza magie di protezione, noi con Re furtiva le possiamo bypassare. E inoltre il rubare, che noi abbiamo rubato praticamente fino a questo punto del gioco, ci viene in aiuto, ci viene in soccorso. Perché rubare, in questo caso, all'interno del gioco, ci premia. E ci premia come? Così. Con dei danni che purtroppo in questo caso non mi sono andati bene. Mannaggia a me. Peccato, vi avrei voluto far vedere un bel numero bello pieno e invece non ci siamo riusciti. RIP. Ci riproviamo. Ci riproviamo. Purtroppo è un attacco che può fallire. Niente, mi sa che allora devo rubare ancora di più. Eppure ho rubato tanto io all'interno del gioco. Credevo di aver raggiunto già un buon numero di danni con la re furtiva. Perché non faccio tutti sti danni? Brutta sta cosa. Ah, forse è lui che... Peccato, mi ricordavo di aver rubato di più, sai? Mi sa che devo rubare ancora di più? O forse era un nemico brutto che abbiamo incontrato? È vero anche che siamo comunque di livello più basso, quindi... Effettivamente la mia formula non si può applicare con questo livello basso. Mi hanno ordinato di non far passare nessuno da qui. Bene. No, non è questione di raccogliere soldi, perché io di soldi sono strapieno. Il fatto è che non ho controllo. Cioè, il fatto che comunque mi sfugge è che sono di livello basso. Dato che la formula funziona appunto con il livello e gli oggetti che abbiamo rubato. Quindi per il momento siamo bassi. Infatti facciamo 931. Devo aumentare il livello. Devo aumentare di livello. La mia colpa è questa. Sono di livello basso. Sono di livello abbastanza... Non ci avevo fatto caso in realtà. Perché sono ancora a livello 38. E 38 è un po' bassino in realtà. Qua dovrei essere almeno... sul 50 più o meno. A livello 50... Sì, tecnicamente livello 50. Ma ci arriverò con il farming. Qui è perché non ho farmato le abilità. Se avessi farmato le abilità sarei già a livello 50 e oltre probabilmente. Tra l'altro questa è una cosa automatica, io non posso guidare. È fatto apposta, ecco perché vi ho detto di salvare prima.
Perché adesso, in questa fase del gioco, noi saremo bloccati di trama. Non possiamo andare da nessun'altra parte. Ecco perché vi ho detto di salvare prima e di livellare, qualora vogliate livellare. Tu ti fidi di Kuja? Niente. Tu ti fidi di Kuja? Ehi, rispondimi. Tanto non ti risponde. Solo al nostro ordine soccombe. Brutti buffoni. Prima eravate i bassotti di Bran e ora siete quelli di Kuja. Zon, hai sentito? Ti ha chiamato buffone. Zon, hai sentito? Ti ha chiamato bassotto. Te ne pentirai e i tuoi amici mai più rivedrai. Maledetti. Guarda come se la sghignazzano. Questi maghi neri sono fatti per la guerra. Anche i Walzer lo erano, avevano una forte volontà, ma sono finiti sottoterra. Questi qui sono privi di volontà, ma ci obbediscono. Sono fatti in serie e quando non servono più, periscono. La loro unica ragione di esistere è la guerra. Sono solo delle macchine, ma sono attaccate alla vita e a questa terra. Che ridicoli. Non credo che voi siete molto diversi da loro. Ripeti se hai il coraggio. Ripeti se hai il coraggio. I maghi neri non avranno cuore, ma voi siete solo degli opportunisti che cambiano partito ogni secondo. Non è forse vero? È meglio far finta di non aver ascoltato. Ti pentirai di quello che hai dichiarato. Ora state zitti, almeno finché non arriveremo a destinazione. Mi raccomando, attento a non perdere quota. Madonna che brutti che sono, madonna mia, orribili. Ecco qua. E adesso siamo finalmente arrivati. Eccoci qua. Vedete lì c'è la palude. Continente dimenticato. Ragazzi, purtroppo qui per il momento siamo bloccati. Qui siamo letteralmente bloccati su questa zona. Perché siamo bloccati? Perché non ci sono le coste. Quindi, anche col Chocobo, non potremmo uscire. Siamo completamente bloccati in quest'isola. E fin quando non faremo ciò che ci ha detto Kuja, saremo bloccati. Quindi, se vogliamo salire sulla nave, non possiamo. Ma dove vai, Azonzo? Devi andare a sud, tonto. Non salirai se la tua missione non compirai. Però non voglio che ti facciano secco, perciò ti vendo ogni tipo di oggetto. Sì. Ragazzi, Zon e Son sono i miei spaccini di fiducia. E mi vendono oggetti. Che destino infame. Allora, quelli che mi interessano in realtà da comprare qua sono i talismani e i vaccini, che sono importanti, che praticamente non ne abbiamo. Anche qualche panacea possiamo comprare in realtà e basta. La prima cosa da fare qui, ragazzi, è andare da questo lato. Perché? Perché c'è la palude del Q, è di livello basso. Allora, hai appreso level up. Chi te lo dava level up? Ok, quindi va bene, mettiamo questo e via. Entriamo nella palude. Questa è la quarta e ultima palude dei Q, perché vi ricordo che una palude dei Q è presente in ogni continente. Quindi questa è l'ultima palude dei Q. E come potete vedere è piena di rane. Quindi qui le prendiamo tutte. Tanto per trama avremo tanto tempo a disposizione per farle respawnare tutte. Per cui approfittiamone. E siamo a 50, quindi siamo già a un buon punto con le rane.
Fatte magna. Sono magna. Dai, fatte magna. Buone rane. Via qua. Oh, 54. Bene, siamo messi abbastanza bene. Siamo già messi abbastanza bene. 54 rane non sono male già a questa fase del gioco. Ma non è finita. Non è finita perché se vi ricordate bene, io vi dissi che qua possiamo prendere altri due tesori. E possiamo prendere anche un'arma finale. Che non si trova nelle ciocografie. Quindi... qui ci sono le orme del Chocobo, che cambiano il mood completamente del nostro gameplay. E cominciamo subito, iniziando a prendere questo tesoro. Come potete vedere, qui ci abbiamo l'erba. Mi ricordo che si trovava tipo qua, esatto, ok. E qui abbiamo un'altra ciocografia. Gemma grezza, etere, opale, demon armor. Un'altra demon armor. La seconda demon armor. E qui invece piana rossa. Che si trova un po' più avanti. Tra l'altro, come vi ho detto prima, non potremo andare via da questa zona perché non ci sono le coste. Il gioco ci ha pensato a questa cosa. Ha pensato al fatto che magari qualcuno poteva ottenere il Chocobo blu e che quindi avrebbe potuto fare determinate robe. E quindi che ha fatto? Ha messo dei paletti. Ovvero la mancanza delle coste, che ci ha praticamente bloccato qua. Questa è la città dove dobbiamo andare. Questa è la città di Oliver. Però noi prima di fare ciò dobbiamo trovare questa zona, che si trova, se non ricordo male, ecco, dovrebbe essere... no, non è questa. Dovrebbe essere comunque da questa parte, se mi ricordo bene. E che forse da qua, esatto, ora finisce la zona rossa, quindi... No, ah, eccola. Ok, trovata. Dovrebbe essere questa. Vedete? Qui c'è la foresta. Qui c'è tutto l'altopiano. Il tesoro era qua. Sì, in mezzo. Trovato l'altro tesoro. Coda Phoenix, Gemma Grezza, Kaiser Nanko e Carta Theatan. Bene. A questo punto, ragazzi, abbiamo praticamente trovato 19 tesori su 20. L'ultimo tesoro che ovviamente non possiamo trovare è questo. Quindi per il momento possiamo togliere le ciocografie perché non abbiamo più niente da cercare, ma come vi avevo promesso poco fa c'è ancora una cosa che dobbiamo cercare. Ah, eccola, l'ho riconosciuta. Eccola qua. Sì, ragazzi, non sembra essere una crepa questa. Questa può trarre in inganno. Perché voi notate praticamente questa spaccatura, ma non sembra essere una crepa. Si capisce che questa è una crepa soltanto facendo così. C'è un tesoro nella crepa. Trovato incenso. Baffo di drago, Gunlet e carta Odino.
signori, abbiamo appena trovato l'arma finale di Freya. Il baffo di drago. Guardate che differenza. Si capisce che una crepa forse di qua, sulla versione PC, si vede un po' di più. Ma vi assicuro che nella versione PlayStation non si vede un cazzo. Ve lo posso assicurare, non si vede niente. Che impara la tecnica drago respiro. Inoltre, se volete anticiparvi il lavoro, qui in questa foresta c'è una creatura amichevole. Di gioco, quindi. Oh, trovato. Eccolo qua. Smeraldi. Ok, amico mio. Ti diamo... Oh, ne ho uno solo, però. Fatelo bastare. E non mi dice nulla. Aerosoleas. L'aerosoleas è un altro nemico che avrei potuto incontrare, che si trova nella zona ghiacciata. Solo che ancora non l'ho preso, cioè non l'ho incontrato. Tanto le creature amichevoli le possiamo incontrare tutte in una volta, quindi non c'è premura di incontrarle. Io vi faccio vedere quelli più rari e quelli che comunque si possono ottenere durante il gameplay. Invece poi quelli che dovremmo cercare a parte, per ovviamente completare la quest degli animali amichevoli, li faremo tutti in una volta, quindi non vi preoccupate. 40p. Hanno appreso tutto. Pietra lunare. Questa, in teoria, è la seconda pietra lunare che si può ottenere nel gioco. Perché un'altra pietra lunare, ovvero la terza, io in teoria dovrei averne tre pietre lunari adesso, se non mi ricordo male. Sì, io ne ho tre, ma perché una l'ho presa in un modo che quasi nessuno prende. Perché solitamente le pietre lunari sono due nel gioco. Ovvero, quella che vi dà Bran all'inizio praticamente del gioco, quando avete la possibilità di soddisfare tutti e 100 i nobili e la regina col duello di Blanc e Jidan. E la seconda pietra lunare è questa, quella che ottenete dallo Java Hook. Io ne ho ottenuta una in più perché, essendo completista e perfezionista, tramite le chocoboard e le bolle e le crepe si ottiene qualche oggetto in più. Ma tecnicamente nel gioco, se giocate normalmente, tra virgolette normalmente, le pietre lunari sono soltanto due. Bene, una volta fatto questo possiamo raggiungere finalmente la zona a noi interessata, ovvero Olivet. Se vi ricordate bene, Kuja ci ha detto che in questa zona le magie non si potranno utilizzare. Ecco perché io ho portato questo team, ok? Ma
C'è un'altra cosa che qui Kuja ci ha detto, ovvero combattere noi stessi. Ricordatevi questa frase. Mogunet, in questo caso, non viene mai nessuno a trovarci, ma già che ci sei, fammi una consegna, Kupo. Consegneresti una lettera a Moel? Yes, grazie Kupo. E Mogu Shop, perché qui possiamo comprare roba. Diamond Sword, che non ce l'abbiamo. Trident, che non ce l'abbiamo. Mithril Claw, che non ce l'abbiamo. Magiracchetta, che ce l'abbiamo ma la compriamo lo stesso. Asta Salvifica, che ce l'abbiamo. Flauto Fatato, che ce lo compriamo. Ramo di Kauchu, che sarebbe Katekū, ce l'abbiamo. Fororchetta, che le compriamo lo stesso. Boomenfirs, che non ci servono. Fascia Chimera, che le prendiamo. Bracciale Ego, che li prendiamo. Guanti Raijin, ce li abbiamo. Diamaguanti, li compriamo. Tiara Chakra, va bene. Berretto Nero, va bene. Basco Verde, che non ce l'abbiamo. Elmo Dorato, va bene. Elmo di Stoffa, che non ce l'abbiamo. Giubbotto, va bene. Dogi di Jiu-Jitsu, che non ce l'abbiamo. Corsaletto, va bene. Barda Dorata, che non ce l'abbiamo. E tutto il resto, sti cazzi, perché non mi interessano. Perfetto. Sistemiamo gli equipaggiamenti. Quindi Quare Furtiva va bene. Berretto Nero, mettiamo il Basco Verde. Qui Mani di Velluto l'abbiamo appreso, quindi possiamo cambiare, ma possiamo mettere la Fascia d'Osso, che mi aumenta l'attacco, la forza, anzi, che è più importante. Qui non ci abbiamo nulla, quindi va bene. E per il Transbriganello possiamo fare Willem Tell, che, ecco, sempre levita, potrebbe essere interessante. Sì, direi che sempre levita è la scelta migliore al momento. Bene, poi Elmo Dorato lo possiamo togliere. MP per attacco, che Freya la rende ancora più forte. Abilità up. Oh, qui ci abbiamo qualcosa. Antimedusa, e qui Pietricida. Ecco, Pietricida potrebbe essere interessante. Tra l'altro, notate la cosa interessante. Abbiamo comprato la Barda Dorata, che praticamente sblocca l'abilità Pietricida. E non è una casualità. Non è una casualità che noi abbiamo sbloccato Pietricida con questa armatura che ci è stata venduta qui. Non è una casualità. La materia oscura, sì, l'ho presa a Toleno. Ok. Poi, qui abbiamo preso tutto. Vabbè, le summon sinceramente non mi interessa per ora. Preferisco prendere tutte le abilità, anche se tanto tutte queste cose le devo rifare, quindi mi interessa poco. Mi interessa relativamente poco apprendere, diciamo, le tecniche. Ve lo faccio vedere solo per una questione mia personale, ma pinna di balena, eccoci qua. Basco Verde. Qui va bene. Zoccola. Oh. Aspira MP. Va bene. Io ti vorrei attivare un bel MP per attacco, Freya. Così. Allora, leva Siero per ora, che tanto non ti serve. Ecco, così diventi ancora più forte. Per gli altri per ora non mettiamo niente, perché tanto non mi interessa, e proseguiamo. Tan, 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 tan. Tra l'altro qui adesso incontreremo uno dei boss più stronzi del gioco in questa fase, ovvero Arca, che potrebbe darmi qualche difficoltà in realtà. Che entrata maestosa. Ah. Aprite. Forse neanche tutti insieme riusciremo ad aprirla. Oh. Si è aperta da sola. Ci stanno invitando ad entrare. Allora, con permesso.
Ok, la cosa importante però per affrontare il boss di Arca, ragazzi, è cercare di attivare a tutti Anti-Chaos. È fondamentale. Anche più importante di Distinebra. Quindi, Anti-Chaos. Io ti levo level up purtroppo, ma mettiamo Anti-Chaos. Mettiamo anche Volaticida. Isotermia la possiamo togliere. Mettiamo Anti-Chaos. Togliamo abilità up per ora e mettiamo Anti-Chaos. Anti-Chaos qui è fondamentale, ragazzi, perché Arca infligge lo status confusione praticamente sempre. Approfittiamone, visto che la magia tra poco non la potremo utilizzare più. E via, entriamo. Ecco, da qui, ragazzi, non si possono più utilizzare le magie. Siamo completamente fottuti. No, non è vero, sto scherzando. Non siamo completamente fottuti, non vi preoccupate. Allora, iniziamo ad aprire il forziere. Poi apriamo il forziere. Successivamente andiamo di qua. Ta-da! Moel, consegniamo la lettera, che poi tra l'altro si trovano praticamente a 2 metri di distanza e non si riescono a consegnare la lettera, però ok. Grazie per la lettera di Mimosa. Ultimamente Artemisio non consegna più le lettere e io mi sento solo. Leggiamola. Caro Moel, ultimamente non arrivano più lettere. Ma che sarà successo? Fammi un favore, va alla centrale Mounet e dagli una bella tirata d'orecchie a quei brutti poltroni. Sono proprio arrabbiata, Cupo. Mimosa. Se Mimosa s'arrabbia, c'è proprio da aver paura. Ma io non so neanche dov'è la centrale Mounet, Cupo. Ti do questo per ringraziarti della consegna, Cupo. Semi di Cupo. Quindi, ragazzi, appena possibile si torna indietro dal nostro amichetto a consegnare i semi di Cupo. Parliamo con Steelskin. Ti vendo un set di 3 oggetti. Mega pozione, smeraldo, elisir. Ok. Grazie! Con questi posso viaggiare ancora per un po'. E praticamente abbiamo quasi completato anche la quest di Steelskin. Perché se notate, lui praticamente mi ha venduto oggetti tutti a multipli con 111, 222, 333, 444, eccetera, eccetera. Ora siamo arrivati a 888. Quindi abbiamo praticamente finito. Perché, se non sbaglio, forse l'ultimo era addirittura 999 o addirittura non ce n'era più, non mi ricordo, quindi abbiamo praticamente finito. Qui c'è un altro forziere che contiene un doggy di Tai Chi, se non sbaglio. Boom! Frey adesso è diventata un mostro, perché Frey adesso possiede anche MP per attacco, quindi è diventata fortissima. È diventata il DPS più forte del team, praticamente. Qua dovrebbe esserci il doggy di Tai Chi, vero? Yes! Perché è la prima volta che qua si prende il doggy di Tai Chi. Qui, purtroppo, ancora non si può fare nulla, quindi si torna indietro. Sì, qua Freya è praticamente la più forte al momento, credo. Altri forzieri. Diamond Sword. Amianto Barda. Qui ancora non è il momento di andare. Facciamo le cose con ordine. Qui purtroppo mi sa che non ci possiamo ancora entrare. Questa porta sarà stata chiusa con un sigillo? Così non si apre. Devo escogitare qualcosa. Quindi che cosa escogitiamo? Ovviamente andiamo dall'altro lato. Oh, eccolo qua. Era questo il nemico che volevo farvi vedere in realtà. Vi ricordate cosa vi ho detto prima? Che Kuja ci disse quella frase: è brutto scontrarsi contro se stessi. Eccoci.
Questa è la motivazione. Guardate che cosa succede. Tra l'altro, guarda, in HD bellissimo. Che fai? Ti fai uccidere così? Inoltre, esatto, si ci può lanciare l'ago dorato. Perché? Essendo un nemico composto di pietra, un po' come funzionavano i nemici all'albero di Ifa, dove c'erano appunto quei nemici fatti ad albero, che erano appunto delle pietre, fatti di pietra, anche in questo caso, se noi buttiamo in questo caso l'ago dorato, se riuscissimo a trovarlo, eccolo qua, guardate che succede. Morto, shottato, perché non può vivere spietrificato. E guardate la cosa bella, dona zero esperienza. Quindi per tutti coloro che vogliono fare la run, perché ovviamente esistono anche le run livello 1, qua possono farmare gli AP, che è una cosa fondamentale. Però volevo farvi vedere come funziona questo nemico, quindi spero di ribeccarlo. Perché che cosa fa questo nemico? Praticamente crea un avversario con le fattezze di un nostro membro del party o in generale di un nostro membro della squadra, perché potrebbe generare anche personaggi che non sono presenti nel party e genera una copia esatta. Che cosa vuol dire una copia esatta? Vuol dire che genera una copia con i parametri come quelli nostri. Quindi bisogna fare attenzione, perché se noi abbiamo personaggi forti, ci possono fare il culo, detto in francese. Quindi fate attenzione, ovviamente. Elisir. E qui c'è una piccola sfera che attiviamo e si è visto un bagliore nella porta sotto, cioè si è visto un bagliore nella finestra sotto. Ecco qua, cominciamo. Ma questo è un pianeta. Ehi, c'è un'iscrizione. Terra madre. Non si vede bene. Sempre il solito modesto. Oh, sapevo che sapevi leggere. Più che essere io a leggere, è come se quella scritta mi parlasse. Non riesco a spiegarvelo. Capisco. Non succede niente? No, Gidan, forse c'è un ordine ben preciso. Esatto, c'è un ordine. Bomber! Anche in questo caso, non succede niente? Forse c'è un ordine ben preciso. Sì, Gidan, lo so che c'è un ordine. È giusto per farti un po' memare. Dai, zoccoli. Allora, cominciamo. Questo dovrebbe essere il primo. Si è accesa. Nave antichissima. Notevole valore storico. Proprio come pensavo. C'è un ordine da seguire. Sì, che è un ordine discendente. Quindi si va di qua, poi di qua. Nave da guerra. Tecnica costruttiva scadente. Poi scendiamo. Modello idrovolante da guerra Invincible. Esperimento fallito. E infine, prototipo idrovolante da guerra Invincible. Modello revisionato, attualmente in uso. Attualmente in uso, e noi l'abbiamo già visto in realtà. Ok, no, pietra, vaia. Ecco, mi ha pietrificato. Sì, ragazzi, se venite pietrificati tutti, morite, eh? Game over. Cioè, se tutto il party viene pietrificato, è game over. Quindi bisogna fare attenzione.
Gidan non prende esperienza, ma non ne avrebbe preso comunque perché è pietrificato. Quindi... ok. Oh, c'è qualcosa qui. È sparita. Oh, la città ha i suoi primordi. Eh? È sparita di nuovo. Oh. La città al suo massimo splendore. L'eccessiva opulenza condusse alla decadenza. Città erano sorte ovunque su Terra nel suo florido periodo, ma giunsero tutte al declino. Cosa vuol dire tutto questo? Ok, possiamo tornare indietro. Quindi, torniamo indietro. E adesso possiamo andare da questo lato. Dovrebbe accendersi qua, perché poi si accende di là e dovremmo poi scendere di qua, giusto? Cos'è che dovevo fare di più? C'era un'altra zona che ho dimenticato? No, da qua si esce, cazzo faccio. Allora, sopra ci siamo stati. Qua ci siamo stati. Ah, ecco, vero, sì, c'era la porta adesso che si è sbloccata. Esatto, perché dovevo parlare con le maschere. Che cos'è questo posto? Che luogo terrificante. E tutte queste teste di pietra? Io c'ho FIFA. Zitti, sentiamo cosa dicono. Visitatori, salite sulla piattaforma innanzi a voi. Sembra che comunichino direttamente con la nostra anima. Saliamo sulla piattaforma e vediamo cosa succede. Tra l'altro qui c'è un dialogo particolare se avete Eiko nel party. Che dopo vi spiego. Visitatori, ascoltate. Vi racconteremo la storia della nostra civiltà sin dai suoi albori. Al principio non sapevamo cosa fosse il declino. Poi tutti gli esseri vegetali e animali sparirono. Questa fu l'origine dell'invecchiamento della nostra terra. Fu trovato il modo per far fronte all'invecchiamento. Fu fatto appello a tutta la raffinatezza della civiltà di Terra. Il primo tentativo avvenne nel continente madre, ma fallì. Poi si capì quale fosse l'elemento indispensabile per la riuscita e fu usato ottenendo buoni risultati. Sopportando enormi sacrifici, raggiungemmo la prosperità eterna. Tutti gli esseri animali e vegetali risorsero e quelli che ancora non lo hanno fatto lo faranno presto. Noi fummo create per tramandare la gloriosa storia di Terra. Che cosa significa? Perché riesci a leggere solo tu quelle scritte? Ecco, allora, non mi ricordavo che Freccia dicesse questa frase, perché in realtà io mi ricordavo che era Eiko. Però forse perché avevo Eiko nel party, ma io mi ricordo che era proprio Eiko che, tra l'altro,
non è neanche tradotto bene, perché in realtà qui parla di leggere, quando in realtà non si tratta di leggere, ma si tratta di capire. Infatti nella versione inglese questo dialogo è tradotto con il perché riesci a capire o perché riesci a sentire soltanto tu queste voci. Quindi qua in questo caso è stato detto come scritte, ma non sono scritte, perché le maschere hanno parlato, non hanno scritto. Quindi è una traduzione errata in questo caso. Lo vorrei sapere anch'io, ma ora è più importante pensare agli altri che sono in pericolo. Presto, dobbiamo salvarli. Ok, una volta ascoltate le maschere, che ci hanno spiegato una cosa che per il momento non riusciamo a comprendere, ovvero la prosperità e l'immortalità quasi di questa terra o di questi cittadini di terra. Ecco qua. È cambiato qualcosa rispetto a prima. Esatto, non c'è più Steelskin. Somiglia al pianeta dell'altra sala. Come? Ce ne sono due? Che significa? Che significa? Amore mio, lo scoprirai. Per il momento è tutto confusa questa parte, perché non c'è una spiegazione precisa. E qui adesso so cazzi. Qui spero di farcela, perché comunque Arca è un bel pezzo di merda, ma perché anche devo rubare gli oggetti, quindi... Eh? Questa è la pietra di cui parlava Kuja. Grazie e arrivederci. Oh, ma che succede? Sistema di difesa. Boss Arca, uno dei più infami probabilmente del gioco, per le meccaniche e per tutto quello che può fare praticamente qua all'interno del gioco. Guarda che fiero. Turbini di fuoco. Minchia, cominciamo bene. Qui avere i turbini di fuoco, ovviamente, perché è, tra virgolette, importante. Perché tra i turbini di fuoco e le tecniche che fa la nostra arca, la nostra amica arca, può infliggere confusione. Ecco perché vi ho detto è importante anti-caos. Tra l'altro con Quina non possiamo fare la magia blu. Vedete? Quindi non possiamo fare nulla. Quindi in questo caso facciamo un bel dragon e facciamo ali del vento, che attiviamo rigene. Qui rubiamo e iniziamo a rubare. Mentre invece con Garnet e Quina curiamo e basta. Questo è il nostro obiettivo. Beh, non hai nient'altro effettivamente da fare. Rubato Elisir. L'ho attivato mani di velluto? Minchia, non l'ho attivato mani di velluto. Sono un tacchino. Dovevo attivare mani di velluto. Potoni! Merda. Ok, curiamo. Perché non ho messo mani di velluto? Perché non ho messo mani di velluto? Che poi tra l'altro qui devo rubare una lancia. Bomber, ok. Mi manca l'ultimo.
Ecco, questo attacco è un po' infame, però ok. Sì, staremo veramente fino a Natale adesso. Senza mani di velluto, sì. Senza mani di velluto staremo qua fino a Natale. Mannaggia la pupazza. Ecco, trombe d'aria avrebbe inflitto confusione, ma noi abbiamo lo scudo, quindi suca in questo caso. Detto in maniera molto civile ed educata, ovviamente. Ecco, non hai rubato niente, perfetto. Scudo. Non hai rubato niente. Attiviamo sempre rigene, ovviamente, con tutti. Cioè, con Freya mettiamo rigene che ci mantiene tutti belli in forma. Sì, ragazzi, buon 2024. È vero, possiamo... Che tra l'altro, Madonna Quina con uno di HP a me converrebbe tantissimo tenerla. E che però per il momento... Ah vabbè, sì che tanto Magia Blu non la posso usare, quindi sti cazzi. Scherzavo. Comando fallito, Daga è distratta. Speravo che da un lato funzionasse. Certo, non adesso che dovevo curare Quina, però... Però come vi avevo detto... Perché è importante che Garnet sia in questo party e non nell'altro? Perché essendo distratta, non conviene tenersela dall'altra parte, che ci saranno delle battaglie un po' più toste, ma non così difficili. È meglio averla qua, che almeno la possiamo gestire meglio. I fotoni! Non hai rubato niente. Bene, ragazzi. Qui sarà interessante. Ok, acceleriamo. Beh, non hai rubato niente. Qui è arrivato il momento di accelerare. Non hai rubato niente. Comando di Daga è fallito. Oh! Ce l'abbiamo fatta! Aspetta! Ok, va bene. Holy Lens.
Facciamo il controllo finale, giusto per... così, giusto per farvi vedere che appunto possiamo passare all'offensiva. Io nel frattempo inizio ad attaccare. Non possiede niente. Ragazzi, go. Via, andiamo. Daga è impazzita. Perché refurtiva ancora per me è bassa? Perché sarebbe stata buona qua refurtiva, ma è troppo bassa per ora. Sono di livello troppo basso. Eh, 972. Devo aumentare un altro po'. Però Freya. Se no proviamo. Proviamo incognita. Proviamo le ste tecniche, che tanto... se non le proviamo qua... anche se incognita... c'è un modo per farla funzionare. Poi, poi queste cose ve le farò vedere più avanti. Per il momento mi metto a giocare. Tanto... non è un problema. Una volta rubati tutti gli oggetti possiamo giocare, cioè ci possiamo divertire. Tanto Freya farà tutto il danno. Eccola. Allora, facciamo un'ali del vento, giusto per... ogni volta che fa trombe d'aria siamo tranquilli, non c'è problema, perché tanto non fa danno e noi abbiamo anche l'immunità, per cui ce la giochiamo easy, proprio easy, 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 totale. Totalmente easy. Sarebbe stato bello se Quina in un modo o nell'altro potesse... avesse potuto divorare Arca. Te lo immagini a divorare Arca. Va bene così. Non credo che rimanga tantissimo ormai, eh. Ecco, mancato, bello. Esatto. Madonna, 5200. Grande Freya. Ciao Arca. Che poi... allora, Arca non è un boss difficile perché ha tanti HP. È un boss difficile perché in questa fase del gioco non poter usare le magie e soprattutto non sapere di dover utilizzare anti-caos può causare un grandissimo disturbo. Perché il caos all'interno di questa battaglia è micidiale. Cioè, se vi entra un solo personaggio col caos, siete fottuti. Cioè, se per esempio a me in questo caso Freya mi fosse andata in caos e mi avesse iniziato ad attaccare tutti quanti, saremmo morti nel giro di 20 secondi. E qui otteniamo un oggetto molto particolare, ovvero Side Reo. Andiamo a vedere cosa mi dà Sidereo, che è un nuovo oggetto che abbiamo ottenuto. Supporto. Supporto. Sembra un po' la cosa che c'era su Final Fantasy VIII, se vi ricordate un po', no? L'abilità supporto, no? Che quindi premendo quadrato la summon diventava più forte.
frammento di sidereo vi è inciso, unisci un altro pezzo, assorbe elemento sacro e buio. Questo sarà un oggetto importantissimo per una boss fight. Noi ovviamente ne otterremo due, perché otterremo anche l'altro pezzo, come ha già scritto Sakina. Perché l'altro pezzo si ottiene appunto tramite le ciocobeccate. Quindi avremo la possibilità di unire questi due pezzi, ma noi non lo faremo subito. Non uniremo subito questi pezzi, anche perché per unirli avremo bisogno di un personaggio in particolare, o per meglio dire un NPC, neanche un personaggio, un NPC in particolare, che incontreremo più avanti. Ma questo sarà un equipaggiamento importantissimo per affrontare Ozma, uno dei boss segreti di Final Fantasy IX, se non il boss più forte, o meglio, considerato il boss più forte di Final Fantasy IX. Che però noi uccideremo in entrambi i modi. E che vuol dire in entrambi i modi? Il primo metodo è quello degli attacchi fisici, perché tecnicamente Ozma è irraggiungibile con gli attacchi fisici, quindi si potrà attaccare solo a distanza nella sua forma originale. Ma aiutando tutte le creature amichevoli sarà possibile sbloccare i danni fisici. E sbloccare i danni fisici contro Ozma è praticamente un massacro. È letteralmente un massacro. Ozma non riesce a durare due turni in croce con gli attacchi fisici. Specialmente col team che vi farò vedere quando faremo le build finali dei personaggi, ovviamente, che andrò a livellare e andrò a costruire i team con le build, come giusto che sia, vi farò vedere come Ozma cade in soli due turni, quando ovviamente faremo tutto quello che c'è da fare. E sarà bellissimo vedere sia Ozma ucciso nella maniera normale e sia Ozma ucciso nella maniera anormale. Comunque, detto ciò, abbiamo concluso e portato a termine la missione di Kuja. Quindi possiamo tornare indietro. Ora devo tornare subito dagli altri. Ho ottenuto la pietra Gulgu. Tra l'altro Gulgu è un nome che, per chi conosce la saga di Final Fantasy, dovrebbe già suggerire qualcosa. Non è la prima volta che si sente il nome Gulgu. Però lo vedremo tra poco. Perché sono imprigionata qui? Fatemi uscire! Si trattano così le signorine? Staranno bene gli altri? Lo so che prima o poi torneranno a prendermi. Signori, come vi sembrano le suite che vi ho preparato? Stupende, no? Gidan, per salvarvi la pelle, è andato a farmi una commissione. Ma a me non piace mantenere le promesse. Invece, mi piace vedere la gente soffrire lentamente. Per voi ho preparato un bel regalino per un viaggio di sola andata all'inferno. Nel mio bel palazzo c'è una clessidra. Grazie ad un ingegnoso meccanismo, man mano che la sabbia della clessidra scende, il suolo delle celle si apre. Che ve ne pare? Non è sensazionale? Questa è la classica, il classico cliché del cattivo che spiega il suo piano malvagio sicuro di sé, no? Proprio il classico cliché, proprio. L'unica via di scampo sarebbe capovolgere la clessidra. È vero, potrebbe farlo Gidan, se fa in tempo a tornare. Vi rimangono 10 minuti di vita. Pregate affinché arrivi il vostro redentore. Addio, branco di idioti. Eh? Che qualcuno ci aiuti! Addio, branco di idioti. Kuja, bastardo. Devo fare qualcosa, sono l'unico che può che aiutarli. Sì, ragazzi, impersonificheremo Sid. Senti, mi ha ordinato di girare la clessidra e di chiudere la chiave ed io ho fatto così. Avrò fatto male? Io credo che la clessidra non c'entri niente col fatto che noi un giorno ci fermeremo. Comunque, ora è meglio andare.
Uffa, ancora tutto questo casino con le luci. Proprio non capisco come funzionino. Ecco, qua ci stanno spiegando praticamente il dungeon, perché il castello di Kuja è letteralmente un dungeon, e ci stanno spiegando come funziona. È più facile di ciò che pensi. Le devi solo accendere tutte. Ora andiamo. Esatto, perché noi all'interno del castello di Kuja dovremo accendere tutte le luci. Che cosa vuol dire accendere tutte le luci? Lo vedremo la prossima settimana, ragazzi, perché già è 00:20 ed è un po' tardino, quindi... Guardate che bello Sid nel frattempo. Chiaro. Anche perché io devo anche farmare tutte le abilità, tutte le cose, quindi non voglio andare troppo avanti, perché sennò devo recuperare troppa parte del gioco e sinceramente non mi va. Quindi preferisco staccare adesso, così poi posso farmarmi le abilità, farmi il pezzettino della cittadina di Oliver, che comunque ci sto poco, perché ci sto relativamente poco, e così poi possiamo riprendere da qua, però con diciamo con tutta l'ambaradan. Qui tra l'altro c'è un minigioco bellissimo. Sarà quella la chiave di cui parlavano prima i due maghi neri. Prendi la chiave, avanza premendo ripetutamente A. Però, esatto, è praticamente un 1, 2, 3 stella. No, mi ha visto, cazzo. Non devo, chiaro, muovermi quando il mostro mi guarda. Pensavo non... Che comunque qua comunque è facile giocarci, perché dovete fare attenzione al suono. Dovete smettere di premere il tasto quando sentite il suono di quando lui si gira, che fa... Quando fa il suono, vi fermate. Perché il trigger scatta quando lui fa il suono. È un po' una merda sta cosa, perché non funziona con lo sguardo. Funziona col suono. Ok, chiave della clessidra. Ora, anche se si gira sti cazzi, c'è una bilancia con dei pesi. Ok, qua non c'è bisogno di controllare i pesi, è molto semplice. Ci sono un peso di argento, se non sbaglio, ferro, bronzo e legno. La cosa logica ovviamente è mettere tutti quelli più pesanti da una parte, in modo tale da poter salire, fare contrappeso e quindi andare in cima. Quindi non c'è problema. Quindi DCB... dov'è? BCD, esatto. Che sono questi qua. Li mettiamo tutti da una parte. Qua ovviamente mi ha messo le lettere perché non li ho analizzati. Se io avessi analizzato i pesi, mi avrebbe detto ce n'è uno in pietra, uno in ferro, uno in bronzo, eccetera eccetera. Vai, saliamo. Perfetto, easy. Ora devo solo girare la clessidra, chiaro. Chiaro. Così sono tutti chiaro salvi. Perfetto. Che paura. Stavamo per morire. State tutti bene? Tutti bene, chiaro? Eh? Sei stato tu a salvarci? È stata una faticaccia, ma è andata chiaro bene. Presto ora, non c'è tempo da perdere. Ho sentito dire da un mago nero che di là ci dovrebbero essere dei chiaro meccanismi. Ha detto basta accenderle tutte.
Andiamo. Non possiamo sempre contare su Zidane. Dobbiamo fuggire prima che arrivino tutti gli altri. Ce la faremo, vedrete. Ok. E qui adesso siamo nei panni di Eiko. Quindi, per prima cosa entriamo nella stanza. Perché? C'è il Moguri. C'è un Moguri. Qua ci sono dei forzieri però tutti finti. Quindi qui c'è praticamente la zona dove siamo stati prima. E parliamo col Moguri. Mogu Shop. Perché anche qua si possono comprare delle armi che sono praticamente quasi le stesse che abbiamo comprato praticamente Oliver. Cioè non ci sono cose nuove come potete vedere. Anzi, le cose che posso comprare, mi compro qualche antidoto, qualche ago dorato. Sì, che tanto tutta sta parte la devo rifare, quindi non ha senso comprare roba. Ma la cosa importante, ragazzi, è Mogunet. Qui, ragazzi, c'è la lettera. E si può perdere. Un viandante in questo posto? Già che ci sei, fammi una consegna, Cupo. Consegneresti una lettera a Mongul, Cupo? Yes. Grazie, Cupo. Ok. Non ci sono altre lettere, quindi va benissimo. E detto ciò, vabbè, salvo giusto per il meme, ma non mi serve servire, cioè non mi serve se non mi serve salvare qua praticamente. Perché non mi serve. Oh! Però guardate, ragazzi, abbiamo finalmente raggiunto il timer rosso, il che vuol dire che siamo ufficialmente nelle 100 ore di gioco. 100 ore e 20 minuti sul clock. Che ovviamente abbiamo fatto grazie alla follia di aver portato Marcus a livello 99, perché altrimenti non avremmo mai fatto una cosa del genere. Senza Marcus al 99 non saremmo mai arrivati a 100 ore in questa fase di gioco. Va bene. Signori, anche questa settimana è finita. Abbiamo fatto un bel pezzo di trama di Final Fantasy 9, ma abbiamo fatto anche un bel power up con le chocoboard, con le chocografie, con tutto quello che era possibile recuperare in questa fase di gioco.